potente, invasivo e pervasivo, e non soltanto per le iniziative elitarie. Perché la differenza si fa, è vero che saranno gli episodi che rinascano, ma la differenza si fa se l'impatto è un impatto esteso, è un impatto esteso in termini superficiali, poi profondo, perché impatta in maniera significativa nel tessuto. E noi sentiamo questa diciamo, responsabilità, noi come polo tecnologico, noi come professori dell'università preposti a questo, che sentiamo proprio questa missione importante che ci muove. Detto questo, quindi è un giorno importante, un giorno di grande valore, quindi viviamocelo fino in fondo e buona giornata. Grazie. Allora, Riccardo ha detto benissimo, ha usato le parole giuste, insomma, di impresa eccezionale, fare cose semplici, e vediamo di riuscirci. Dico solo due parole per non rubare il tempo ai veri protagonisti, che sono i ragazzi che parleranno. Riccardo ha usato la parola semplificare, penso che sia proprio la cosa che va fatta, perché l'energia di legame dovrebbe, è già presente, le aziende vengono qui per vedere delle persone di alto livello che sono state esposte, che sono di alto livello di per sé, sono state esposte per 3 anni a un ambiente molto stimolante, perché il dottorato presso l'Università degli Studi di Brescia è stimolante, ci sono, lo dicono, sono di moda le classifiche, sono questi enti che fanno classifiche, valutano università nazionali, internazionali, questi enti, e ci valutano bene. Facciamo un understatement dicendo ci valutano bene, in alcuni casi, insomma, perché fortunatamente ci valutano proprio bene. E dunque, da un lato c'è questa energia di legame, le aziende vengono qui e vedono l'investimento più prezioso che c'è, il capitale umano, sia nel breve, sia nel medio, sia nel lungo termine. E penso anche gli studenti vengono qui, finito il loro lavoro, 3 anni di dottorato, presentano quello che hanno fatto, e si guardano intorno, e io ero del sesto ciclo, adesso sto per i miei ragazzi del 34esimo ciclo. E quando ho finito il dottorato, al sesto ciclo, io quello che cercavo era la cosa più stimolante dal punto di vista intellettuale possibile. E si trova qui, confrontandosi con le cose che ci sono sul territorio, compresa l'università, che è uno dei nostri sbocchi, perché non è l'unico. Non è l'unico, e dicevo, dunque loro sono quelli che vanno ringraziati più di tutti, però c'è gente che ha lavorato qui parecchio e che non possono ringraziare, correndo il rischio di dimenticare qualcuno, ma se devono prendere questi rischi, se non prendere rischi non fa mai niente, e dunque prendo questo rischio di fare errore, e dunque voglio ringraziare tantissimo Alicia Linda, Luca e Luca Bere, che hanno lavorato tanto per organizzare questa giornata. Ringrazio anche il professor Vittorio Ferrari, che tra poco ce l'ho la parola, per aver subito guardato con occhi sorridenti questa iniziativa, per aver riconosciuto in questa iniziativa delle potenzialità, e non avevo tempo ai protagonisti se non per dire in bocca al lupo. E vabbè, il vostro futuro è nelle vostre mani, ma anche il nostro è nelle vostre mani, e quindi grazie a molte. Professor, vai, smascherati. Vi ringrazio, io sono Vittorio Ferrari e aiuto il rettore. Vi chiedo di stare un pochino più dietro, grazie. Sì, grazie. Cioè, aiuto il rettore sui dottorati di ricerca per l'Ateneo. Io davvero vi ringrazio, mi fa un piacere enorme essere qui. Mi occupo di dottorati, ma è un po' che la mia passione, lo faccio proprio oltre che con impegno, con vero piacere. Ho sentito parole che non abbiamo concordato, ma per me sono risuonano con quello che avevo in animo di dire. Vi porto i saluti del rettore innanzitutto. Vi dico che per chi magari non è certo il caso dei dottorandi, ma chi magari frequenta più da lontano l'Università di Brescia, per il nostro Ateneo i dottorati sono di valore strategico. Crediamo nei dottorati, investiamo nei dottorati per 3 motivi, uno dei quali è quello che frequentiamo più oggi, cioè la possibilità di stabilire un proficuo rapporto, come si dice, col territorio. Il territorio
Territorio vuol dire tutto ciò che è fuori dall'università, vicino, mediamente lontano, anche più lontano. Noi crediamo in questa cosa, giusto per curiosità, gli altri due motivi per cui riteniamo che i dottorati siano importanti da sostenere sono ovviamente che sono un ambito in cui si fa ricerca qualificata, si fa, si stimola, e l'altro è che sono uno spazio di internazionalizzazione concreta fatta dalle persone che si muovono. Oggi abbiamo qui tra noi a parlare dottorandi, dottori, che sono poi i testimoni più tangibili e efficaci di quello che io posso dire. Ho preso la parola, vi do due fatti, due numeri, due elementi su Università di Brescia. Brescia ha un'offerta formativa che include 10 corsi di dottorato. Oggi noi vedremo studenti essenzialmente dei corsi di ingegneria che hanno aderito a questa stupenda iniziativa che nasce da basso per autoaggregazione ed è così che deve succedere. 4 sono di ingegneria, ma abbiamo altri 4 dottorati dell'area di medicina e 2 dottorati dell'area di giurisprudenza e economia. Diciamo che noi abbiamo impegno ogni giorno di uscire dai nostri uffici e spostarci, renderci disponibili verso il mondo esterno. Facciamo tutte le iniziative che possiamo fare, che le nostre forze ci consentono, e verso gli studenti. Vi segnalo a chi volesse approfondire magari qualcuno dei dottorati che non è qui oggi, ci sono dei bei video sul canale YouTube dell'università di un evento che si è chiamato PhD Student, fatto questo luglio, in cui sono stati presentati tutti i nostri corsi. I video sono online, sono anche leggeri, ci sono dottorandi che anche lì raccontano la loro esperienza, quindi se avete qualche minuto, qualche curiosità, andate a cercare. Abbiamo poi in atto qualche iniziativa di cui siamo particolarmente orgogliosi per l'esito che ha avuto. Ne cito una, proprio questo spirito di uscire dai nostri uffici. Ci siamo messi un po' di anni fa in accordo con ID allora, adesso con Industria Brescia, per fare quello che poi si è definito da solo lo sportello dei dottorati, cioè incontri one-to-one, aziende e università, con dubbi, richieste, curiosità, quesiti. Abbiamo incontrato ormai più di una ventina di aziende, ovviamente ci siamo mossi online negli anni precedentemente passati, e credo ci sia stato un buon esito sui dottorati e sui rapporti università-territorio in generale. Questo si vede dal numero di posizioni. L'anno scorso, l'ultimo bando, Brescia ha bandito più di 100 posizioni, un terzo di queste sono sostenuti da fondi aziende. Questo sul bando ordinario, poi c'è stato un ulteriore bando su risorse PON del Ministero, 40 altre posizioni, per tutte queste 40 è stata individuata un'azienda, quindi ulteriori 40 aziende. Le iscrizioni crescono, abbiamo tanti candidati, per darvi un numero, la media degli ultimi 4 anni, adesso non vorrei sbagliarmi, ma l'ho guardata ieri, siamo sui 450. Per darvi un altro numero di riferimento, solo 5-6 anni fa erano 250 quelli che si iscrivevano. Gli immatricolati sono a regime 200 circa. Abbiamo 200 dottorandi che sono con noi tutti i giorni. Il numero di corsi è cresciuto, siamo a 10, eravamo a 7-3 anni fa, quindi progressivamente, senza strappi, ma grazie all'impegno di tutti e grazie al territorio, perché poi queste cose si fanno se, diciamo, il territorio risponde a questo stimolo. Siamo cresciuti e credo che quest'anno, nel prossimo ciclo, probabilmente cresceremo ancora come numero. Questo è quello che succede a Brescia. Poi a Brescia cosa succede? Succede forse quello che vediamo tutti. Sui giornali, i dottorati di ricerca stanno ricevendo un'attenzione mediatica importante. Se ne parla nel PNRR, se ne parla nel PNR, Programma Nazionale della Ricerca, se ne parla in termini di risorse disponibili, se ne parla in termini di aspettative, quindi diciamo sempre che sia un momento buono per cogliere opportunità. Un momento buono, per modo di dire, sappiamo tutti quanto è difficile il momento, ma è il momento, direi, opportuno per cogliere opportunità e per sviluppare, diciamo, il valore del capitale umano, che poi sono queste persone, che poi sono i dottorandi, diciamo, e le persone che lavorano con loro anche in industria. Secondo noi, ma non è una grande originalità quello che diciamo, il dottorato è un luogo nel quale almeno noi cerchiamo, più che addestrare persone a fare qualche cosa, addestrare persone a lavorare in scenari noti e sotto controllo al presente, possibilmente formarli a una mentalità che permetta loro di affrontare problemi complessi e un futuro che in mente tutti noi è molto, ma qualcuno lo affrontare
e non è detto che sia tutto nero. Questo è un po' lo spirito nostro. Se mi permettete, storpiando una frase, uno slogan pubblicitario, vorrei finire con un sorriso. Diciamo noi tutti qua oggi, anche con CSMT, grazie ai dottorandi e grazie a tutti noi, cerchiamo veramente di far sì che i nostri dottorati siano, i nostri dottorandi siano pronti per ogni impresa. Non l'ho inventata io, però mi suona bene questo. Grazie. Conduci. Cominciamo con i veri protagonisti, allora. Il primo protagonista. Dovrei essere il primo. Emanuele Mondra. Sì. Emanuele. Ok. Ci presenta quello che ha fatto. Ok. Buongiorno. Il suo lavoro di 3 anni. Vi assume 15 minuti. Sì. Una bella impresa anche questa. È stato semplice. Buongiorno a tutti. Mi chiamo Emanuele Bonera. E oggi vi presento la mia ricerca dal titolo La trazione elettrica applicata a un veicolo multimotore in ottica sicurezza attiva ed efficienza energetica. Il relatore è il professor Marco Gadola, mentre gli advisor sono il professor Carnevale e l'ingegner Titano. Al giorno d'oggi, come ben sapete, il mondo dell'automotive sta correndo verso un nuovo orizzonte. Il problema dell'emissione di CO2, seguito da una disponibilità limitata dei combustibili fossili unito a una bassa efficienza dei motori a combustione interna, si stanno spingendo quindi verso una elettrificazione dei motori elettrici. Questi hanno applicati ai autoveicoli hanno una serie di vantaggi. Semplicemente hanno una elevata efficienza, un'ottima affidabilità, una curva di coppia estremamente rigorosa, vigorosa, perfettamente adattabile alle esigenze dei veicoli, e un'opportunità per un accurato controllo di coppia e una frenata rigenerativa. D'altro canto, la sicurezza attiva nei veicoli è un aspetto fondamentale, perché noi tutti agiamo in maniera differente di fronte a un evento inaspettato che ci capita alla guida dei nostri veicoli. La sicurezza attiva è tutto quell'insieme di dispositivi che consente di aiutare il guidatore durante le manovre di emergenza, e quindi deve prevenire gli incidenti lavorando sulla risposta di sterzo e la pressione dell'impianto frenante. Quindi vengono controllate le forze longitudinali che vengono sviluppate a terra dagli pneumatici. Ma come facciamo a integrare la sicurezza attiva con l'elettrificazione? Questa è stata la domanda fondamentale da cui si è partiti con la ricerca di dottorato. Creare una vettura con tutti i controlli attivi di sicurezza direttamente implementati nella logica dei 2 o 4 motori elettrici. Quindi facendo questo si dovrebbe all'inizio, il nostro focus era, si dovrebbe riuscire a migliorare la stabilità del veicolo in real time per raggiungere un target fissato. Quindi ottimizzare la performance e l'efficienza, ma senza cambiare la configurazione meccanica del veicolo. Cioè il veicolo di base è sempre quello da cui si parte. La parola chiave è torque vectoring, cioè il preciso controllo delle forze longitudinali di trazione o di frenata su ogni singola ruota. Quindi, andando a fare questo controllo accurato, io mi creo un momento, uno yaw moment correttivo intorno all'asse verticale del veicolo, che mi consente di andare a controllare tutto l'handling della vettura. Questo è il mio percorso di assunto con grande fantasia in una strada abbastanza tortuosa del mio PhD. Sono partito in concomitanza con la firma di un contratto da parte del nostro gruppo di ricerca con un'importante azienda che è Texa, che fa componentistica automotive elettronica di primo livello. Successivamente, dopo una piccola fase, piccola più o meno, di literature review, abbiamo cominciato a scrivere la logica del torque vectoring. Ovviamente c'è stato anche un problema, nel senso che il focus iniziale era di applicare il torque vectoring su una vettura sulla frazione anteriore, dove è presente anche ovviamente la sterzata, e questo creava un problema cosiddetto top steering. Ciò significa che il torque vectoring rendeva non ben guidabile il veicolo.
e su questo è stato risolto questo problema ed è stato scritto anche un paper. Poi, grande novità, è arrivato nel Dipartimento di Ingegneria Meccanica Industriale il simulatore di guida, che si è dimostrato fondamentale nel, diciamo, nel sistemi di controllo, che adesso vediamo in dettaglio. Quindi i simulatori di guida sono praticamente lo stato dell'arte nelle simulazioni in ambito automotive, perché stabiliscono un'interazione tra i controlli e quello che si è progettato e un guidatore reale. Questo serve per appunto provare prima le logiche di controllo, per provare sia in tutta sicurezza, sia per una politica di diciamo riduzione dei costi, perché ovviamente provarlo su un simulatore e costruire un prototipo reale, fisico, con tutti i controlli implementati, le centraline di strumentazione, è decisamente dispendioso. Il simulatore di UniBS è un simulatore statico, quindi con la postazione fissa e con il feedback volante, per esempio, e qui si vede che il sottoscritto è alla guida e sta testando una delle logiche. Viene usato sia per la ricerca, come ho fatto io, ma sia anche per attività didattiche e attività di tesi. Torniamo al nostro percorso, alla nostra strada. 2019, un nuovo contratto, un nuovo progetto, sempre con lo stesso focus sul Tor Vectoring, ma con un'altra azienda italiana importante, per la costruzione di un veicolo elettrico estremamente innovativo. Questo veicolo elettrico è stato analizzato in ottica performance ed efficienza energetica e ora andiamo a vederlo più nel dettaglio. Quindi un veicolo estremamente innovativo, quindi era un dimostratore di un'innovativa tecnologia, e l'obiettivo del gruppo di ricerca era quello di costruire una vehicle control unit, banalmente una centralina contro il veicolo, per gestire il powertrain ibrido elettrico, una frenata rigenerativa, in seconda istanza l'aerodinamica attiva, le sospensioni attive e soprattutto il core, cioè il Tor Vectoring. Questa è una carta d'identità della vettura di cui ci siamo occupati, quindi una vettura che, pur essendo, secondo le specifiche del cliente, una vettura che doveva essere omologata su strada, sarebbe stata la più estrema vettura omologata per la strada, perché in quanto molto simile a una vettura LMP1, cioè una vettura da corsa della serie Le Mans. Vettura estremamente leggera, 900 kg solamente per 390 km/h, ma l'innovazione stava nel powertrain. Due motori elettrici da circa 500 kW ognuno, con dei generatori di turbogruppo che potessero ricaricare la batteria, e da circa 200 kW l'uno. La batteria, come potete vedere, in virtù del dimensionamento dei generatori decisamente generoso, è di un peso ridotto, e non ha una grande capacità, 20 kWh, questo perché gli ingombri, come potete vedere a questa fotografia, erano decisamente stretti, il peso da tenere era comunque ridotto, e per cui il cliente ha optato per un dimensionamento eccessivamente spinto della batteria. La trasmissione, 4 ruote motrici, ovviamente senza cambio, differenziale aperto all'anteriore per evitare il problema del torque steering, e al posteriore un differenziale a slittamento limitato controllato attivamente col Tor Vectoring. Come funziona? Banalmente un differenziale attivo, in parallelo un differenziale aperto, mettere semplicemente un pacco frizioni controllato tramite una logica di controllo che potesse calcolare una quota di precarico e poi andare a fornire, diciamo, a seconda delle esigenze, l'obiettivo della trattativa. Quindi abbiamo detto, rispetto al primo progetto in cui andavamo a gestire motori elettrici differenti su ogni ruota, questa volta abbiamo gestito un differenziale. Sono state scritte tre principali logiche: una logica open loop, molto semplice, una logica cinematica e, qua c'è un piccolo errore di stampa, ma una logica secondo uno yaw rate target. Il open loop logica estremamente semplice: a seconda degli input c'è freno, acceleratore e sterzo, e a seconda che mi trovi in accelerazione o in frenata, viene calcolata una coppia di precarico che viene fornita al pacco frizioni,
e quindi riesco a modificare il comportamento del veicolo, sempre creando quello yaw moment che abbiamo detto all'inizio. Secondo step è stata una logica cinematica, ossia quando noi percorriamo una curva, ovviamente abbiamo bisogno di una differenza di velocità tra la ruota interna e la ruota esterna. Se io vado per esempio a bloccare completamente il differenziale, quindi avere diciamo, un differenziale totalmente bloccato, queste due velocità sono uguali. Allora, l'intento della logica di controllo era quello di riuscire a mantenere questa differenza di velocità tra la ruota interna e la ruota esterna a seconda del raggio curva, quindi calcolandolo in real time. Passo successivo, partendo dal progetto precedente, che è quello diciamo con l'azienda Texa, è stato creato un controllo più complesso che comunque si basava sullo yaw rate target, cioè la velocità limbardata target, che doveva essere mantenuta in tempo reale. Quindi, per fare la velocità limbardata target, io dovevo andare a ricostruirmi la curva di sottosterzo del veicolo, fissando ovviamente tutti i vari limiti e andando a dividerla in due parti, quindi matematizzando come una parte lineare e questa parte in maniera logaritmica in questo modo, calcolandomi la RRF come il rapporto tra l'accelerazione e la velocità, ripetendo questi cicli per varie velocità riesco a ottenere una curva in 3D che poi descrivo tramite una lookup table in Simulink, tramite l'ingresso di angolo volante e velocità, e poi quindi riesco a fornire al mio differenziale la yaw rate target, che poi tramite un controllo PID viene eseguita. Passo successivo, bisogna testare la logica, ovviamente. È stato scelto un circuito decisamente tortuoso, tramite l'ausilio del simulatore di guida. Ho guidato e ho testato questa logica, qui si può vedere mentre ho fatto la foto da seduto, già pronto alla guida, e qua cominciamo a fare un'analisi di un po' di risultati. Partiamo da un differenziale aperto, ciò vuol dire che praticamente sono i differenziali che abbiamo sulle vetture di tutti i giorni, in cui si consente una differenza di velocità tra la ruota interna e la ruota esterna. Ovviamente, quando io ho una richiesta di coppia da parte del motore, tendenzialmente, adesso senza entrare nei dettagli della dinamica del veicolo, ma per farvi capire, la ruota interna passatemi in termine, pattina, e quindi c'è rispetto alla ruota esterna, quindi c'è una differenza di velocità, come potete vedere qua, che è decisamente elevata. Cosa faccio? Blocco il differenziale, quindi qui metto un differenziale autobloccante estremamente forte, come vi dicevo prima, quindi quasi del tutto bloccato, quindi potete vedere che io riesco ad azzerare questa differenza di velocità. Vantaggi ce ne sono, sì, in uscita di curva, quindi la ruota interna non pattina, normalmente riesco a uscire meglio di curva, però ho un problema, nel senso che in percorrenza curva il pilota deve stare estremamente attento, perché si potrebbe innescare il cosiddetto fenomeno del power oversteering, cioè il sovrasterzo, che dal punto di vista della performance sì, è visivo, è forse gratificante da vedere, ma dal punto di vista della performance non è opportuno. Prima logica di controllo open loop, devo trovare un compromesso tra il differenziale totalmente bloccato e l'open per riuscire a avere un'ottima performance. Quindi consento di più rispetto al differenziale bloccato, quindi si può vedere che in viola comincio a risolvere il problema nella percorrenza delle curve a bassa velocità, riesco ad andare meglio, riesco a uscire meglio di curva. Passo successivo, il target yaw rate consente più differenza di velocità e quindi tendo comunque ancora a perdere in certi punti, però comunque già è già molto molto migliore rispetto al differenziale totalmente aperto. L'ultima logica è la cinematica, perché vi ricordo che è quella che tiene la differenza di velocità in base alla cinematica della curva, e è da ritenersi comunque un buon compromesso, e alla fine di lap time diciamo che staffa il tempo migliore. Però questo passo successivo, ok, c'è la performance, riesco a gestire al meglio la distribuzione di potenza, ma devo anche gestire l'energia che ho a disposizione. Quindi per gestire l'energia è stato creato un modello Simulink relativamente semplice, in cui
dato una missione target, che è il giro sul Nubo di Nosh Life, cioè è un circuito diciamo, che viene utilizzato nel caso automobilistica per il test delle vetture sia da corsa che anche di serie. Profilo di velocità viene mandato in Simulink, il quale lui calcola gli input del driver, viene messo attraverso un controllore che gestisce sia la powertrain elettrica ed energetica, e alla fine io posso vedere i risultati in termini di potenza della batteria e la cosa più importante, cioè lo stato di carica, definito soft state of charge. Questo modello però ci siamo accorti dopo un determinato periodo di tempo che era limitato, perché avendo solo l'ingresso di un profilo di velocità, tutte le correzioni del driver, che un driver reale può effettuare, e eventuali variazioni, per esempio del carico dinamico, non potevano essere considerate. Quindi è stato modificato, messo in condizioni tali tramite Simulink di ragionare in contemporanea con il simulatore della dinamica veicolo via ICA real time e ovviamente con il simulatore di guida per poter essere guidata questa logica. E qua si possono vedere i risultati. Beh, questo è banalmente profilo di velocità, l'angolo di assetto e la velocità di imbardata, ma soprattutto potenza della batteria assorbita e lo stato di carica, come ho detto prima. Dopo un giro solo, cioè 22 km sul Nürburgring, partendo con la batteria al 95%, alla fine avevamo il 27%. Quindi, diciamo, fermi tutti, perché se io faccio un giro del lungo di Nosh Life devo poter anche rientrare, quindi devo fare ancora 22 km e poi in teoria dovrei anche potermi lanciare per portare il giro veloce. Per cui erano necessarie delle strategie di save energy, di risparmio di energia. Sono state affrontate principalmente due strategie, una è il DRS, che poi adesso vediamo, e la limitazione di potenza banalmente. Drag reduction system, cioè io come le Formula 1, alla fine quando non mi serve carico aerodinamico in rettilineo, io vado ad aprire l'ala e riduco la resistenza all'avanzamento. Ovviamente perdo anche carico aerodinamico perché è una coperta comunque relativamente corta. Applicandolo in soli 1, 2, 3 e 4 punti del circuito, riesco a passare dallo stato al 27,4% al 37%, quindi questo fa capire come la resistenza all'avanzamento e il consumo energetico è un impatto estremamente fondamentale per questo tipo di veicoli, soprattutto ad alte prestazioni. Limitazione in potenza, passo successivo, quindi quando io raggiungo di solito un determinato stato di carica, tra virgolette, pericoloso, perché la vettura deve consentirmi di raggiungere comunque l'obiettivo, cioè di riuscire a tornare ai box, riuscire a tornare a casa in questo caso. Quindi sotto il 20% veniva tagliata la potenza e l'energia consumata, cioè la differenza tra lo stato di carica iniziale e lo stato di carica finale, senza limitazione di potenza, è pari al 67,6%. Mentre invece con la limitazione di potenza siamo al 42%. Di energia comunque notevole. Torniamo al nostro mio percorso PhD relativamente tortuoso. Alla fine sono giunto alla conclusione del periodo di dottorato, è concluso il percorso. Conclusioni, quindi, e sviluppi futuri ovviamente. Abbiamo imparato che esistono tantissime varietà di possibili configurazioni per i veicoli elettrici, mentre per i veicoli a combustione interna abbiamo principalmente 2-3 architetture circa che vengono utilizzate dalla maggior parte dei produttori. Qui ce ne sono una varietà, non dico infinita, ma decisamente numerosa, e tutte estremamente valide. Con i veicoli elettrici riesco ad avere un maggior handling, maggiore tenuta di strada, con un elevato livello di sicurezza attiva. Questo non è ottenibile con i motori a combustione interna, come abbiamo potuto capire nel corso della presentazione. E quindi, come ho detto anche all'inizio, grazie ai controlli attivi, le regolazioni di setup sono drasticamente ridotte. Quindi sostanzialmente
Io, per esempio, non è più necessario, se si vuole cambiare l'assetto, cambiare la curva di superficie da quello che abbiamo visto prima, andare a cambiare le molle, regolare, fare i precarichi, tutte queste cose. Basta semplicemente avere una taratura diversa del controllo. Taratura diversa del controllo mi cambia totalmente la dinamica del veicolo della vettura. E da ultimo, ma non meno importante, il problema dell'energia. Il problema dell'energia sui veicoli elettrici, adesso potremmo stare qua a parlare fino a stasera, ma sostanzialmente è un problema di rilievo. E quindi, come hai potuto vedere in questi due esempi, è estremamente importante l'efficienza energetica, quindi soprattutto ridurre il più possibile il consumo di energia elettrica attraverso la resistenza, per esempio l'avanzamento, e calibrare molto quello che è il powertrain in funzione della missione veicolo che deve essere fissata. Prossimi passi che verranno eseguiti, perché ovviamente con questa situazione della pandemia si è andato tutto un po' per le lunghe, però si sta andando avanti, quindi questi passi verranno eseguiti. Il termine tecnico è hardware in the loop, cioè prendere i controlli, programmarli, metterli in centralina e interfacciare la centralina già direttamente col simulatore di guida e in questo modo riuscire a provare già i controlli in una logica già di programmazione su proprio il componente veicolo. Passo successivo, ovviamente, se tutto va bene prima, provarli su una vettura prototipo, ovviamente, e poi vedere e fare un'eventuale taratura. Ovviamente questo passo non può essere eliminato, perché alla fine deve andare su una vettura, la vettura di prova reale, alla fine è solo ritardata, ma deve essere fatta. Functional safety, questo è un punto fondamentale e estremamente difficile. C'è una normativa specifica, la ISO 26262, che dice praticamente ogni controllo che viene implementato in vettura deve essere soggetto ad una logica di ridondanza. Ciò significa che qualora si verificasse una failure, nella logica di controllo deve esserci un backup. Quindi se la linea del controllo va in questa direzione, io devo avere un failure anche di un sensore, devo avere già un backup che mi consente in sicurezza di gestire tutto il veicolo. E infine si auspica che tutto verrà applicato sui veicoli di produzione. Durante questo PhD sono state fatte delle pubblicazioni sia in conferenze sia su riviste. Offre prima fare una letter review, una preparazione, ho frequentato circa 8 corsi dal primo al secondo anno per riuscire a migliorare la mia preparazione. È stata fatta anche dall'attività didattica, sia tenendo dei seminari e tenendo le esercitazioni del laboratorio di meccanica del veicolo. Sono state supportate 17 tesi, sia laureali che magistrali, da correlatore. E alla fine ho fatto anche il supervisor Io ho messo 2014-2022, nel senso che non è più durato, non è durato così tanto, ma semplicemente sono entrato ancora quando ero studente triennale e ho mantenuto tutta questa presenza nelle student competition fino a oggi. Grazie per l'attenzione. Spero vi sia piaciuta. Tutto affascinante, anche la corsa del Burgin vecchio, che fa da cuore. Purtroppo è bellissimo, non so più entrare nel dettaglio. Bellissimo, tutto bellissimo. Non so. Io ho una domanda alla veloce, giusto la curiosità. Sì. Per le logiche di controllo che sono state sviluppate, le sono capire i simuli e altro, è possibile tradurle velocemente poi con qualche metodologia su prodotti, su centraline vere? O è necessaria, a livello di discorso di sé, che parlo proprio del cuore della logica, o è necessario un nuovo sviluppo, ad esempio, di quali sono le esterne, per poterlo implementare? No, allora, sostanzialmente, il passaggio dallo schema simboli puramente didattico alla centralina non è così difficile, nel senso che richiede un passaggio abbastanza corposo per cercare di imparare quelli che sono gli ingressi, perché la centralina si interfaccia via CAN, ovviamente, con il sistema di controllo, ma tramite l'uso di centraline specifiche che consentono di recepire modelli simulink è possibile
riuscire a fare questo passaggio a una, con relativa facilità. Questo passaggio è già stato fatto, proprio nelle ultime tesi che sono state presentate la settimana scorsa, questo passaggio c'è già, quindi con logiche di controllo non estremamente complesse, però ci stiamo già cominciando a mettere in centralina e testarle sul veicolo, diciamo, è lo stesso veicolo che viene simulato, che però non gira più con i simuli direttamente, ma gira con la centralina. Okay. Altre curiosità? Ho chiesto anche da caso. Okay. Era... Io ho una domanda. Sì. Abbiamo parlato dei prossimi passi che vedranno l'introduzione di un hardware reale, di un hardware in the loop, mentre invece la parte del human in the loop, sì. Com'è che impatta sull'utilizzo di questi algoritmi? Lei ci fa vedere prima un confronto sull'approccio allo steering con le diverse modalità di approccio al differenziale. Ha sempre guidato lei? Era una stessa guida in cui bisogna cambiare nella simulazione il comportamento, cioè com'è che poi dopo l'uomo reagisce rispetto ad un controllo? Esatto, funziona diversamente. Questa domanda qui è estremamente interessante, ho lasciato un vuoto. E dopo rispondere. Allora, sostanzialmente il controllo non è detto che funzioni subito a metterlo, diciamo, in simulatore, quindi fare il human in the loop e fare interfaccia con il virtual drive. Il primo problema che bisogna scontrarsi, che bisogna tenere ben presente anche dall'inizio, è la frequenza di campionamento. Quindi con simuli di solito si tende ad andare a frequenze altissime che poi in realtà non sono applicabili al sistema simulatore, quindi al human in the loop. Io non posso fare il primo passaggio, quindi lavoro a frequenze altissime. Il simulatore mi cala le frequenze, il driver reagisce se si crea vibrazione e quindi il driver reagisce male, quindi sente delle vibrazioni estremamente, estremamente forti. Quello che è stato fatto come human in the loop sono delle varie prove normate, cioè ripetere un run plan tipico che viene fatto in pista e vedere qual è, diciamo, la differenza tra il veicolo senza controlli e con i controlli. Okay. Sono stati utilizzati vari driver. All'inizio non ero in grado di fare questo test perché ovviamente comporta un'esperienza comunque notevole. Sono stati utilizzati, le prime sessioni sono state fatte a Udine, con i produttori del simulatore, con il loro driver professionista, che pian piano mi ha spiegato. Sono stato affiancato e ho potuto imparare tutta questa procedura che comunque comporta è abbastanza dispendiosa. E poi, una volta fatte tutte queste prove normate, per esempio, colpo di sterzo, praticamente un gradino, no? Io do un gradino e vedo come la vettura reagisce. Tipicamente una vettura reagisce con il classico overshoot, mentre tramite i controlli si riesce a smorzare molto questa reazione. Anche qui, controlli che potevano funzionare bene, diciamo, tramite il calcolo di Simulink, sia per ragioni di interfaccia, come ho detto prima, banalmente per la frequenza di campionamento, ma anche per altri fenomeni che non si sono considerati e che non potevano essere considerati perché non impattavano sul guidatore, è diverso. Esempio, il problema del torque steer. Il guidatore, diciamo, del calcolo di Simulink, semplicemente e appoggiandosi via i carry real-time, che è un software dedicato che lavora insieme a Simulink, ha, passatemi il termine, una forza sul volante che è infinita. Quindi questo è un problema, perché se io vado a applicare il motore elettrico, come abbiamo detto, sull'asse anteriore e do una coppia, diciamo, motrice inversa, mi crea sul volante un momento che è opposto. Quindi quando io sono in rotonda e tendenza in rotonda, diciamo, e alleggerisco la pressione sul volante, questo mi torna. Se io do una coppia opposta, cosa succede? Il volante fa autostir, si dice, quindi ho una reazione opposta. E se invece il driver ha una forza infinita, quindi lui lo tiene sempre lì, mentre invece quando tu vai al simulatore, questa cosa qua, tu non hai la forza infinita. Quindi anche mentre i grafici erano perfetti dal calcolo di Simulink, andando al simulatore, fisicamente non si riusciva
a guidare questa cosa. Ok. Grazie, grazie mille. Spero di aver, forse è stato un po' espansivo. Ma c'è anche il coffee break che per me è il miglior briefing che esiste. Spero di aver un po' questa domanda. Grazie a voi. Grazie. Passiamo al secondo, e convochiamo in continuazione inglese italiano. Now we switch to English. Fatou Bazak, please. Come tu... present what he has done in his work. The title is Mechanics and Transport in Proton Exchange. Have your presentation? Yes, sir. Very easy. Ah, do you keep the volume down? Yes. Okay. Like this? Ah, full. Okay, full down. So, welcome to my presentation. Good morning. Buongiorno tutti. Sorry, my presentation will be in English. So, myself, Obhubhasha. Okay, so my research topic is the topology optimization in modeling and designing with a fuel cell, especially in the enclave. And this research project was supervised by Professor Alberto Salvadori and engineer Gian Mario Picciotti. Any other questions? Yeah. And a special thanks to the Professor Elizabeth Charity and Professor DiPiero. Okay, so before starting, let's get the question. Why fuel cell? So nowadays we are hearing lot of topics about the clean energy, renewable energy. So clearly in this market, the lithium-ion battery is the most prominent one. But there is also another one is booming. This is the fuel cell battery. If we see this recent research, that is showing that from 2021 to 2030, there will be a huge bump in this fuel cell area. So there are a lot of interest in this area and a lot of research is also going on. Especially according to this prediction, that Asia Pacific will be the largest market and the North America will be the largest, Asia Pacific will be the fastest growing market and North America will be the largest market, specifically in the automobile section. So what I did, I just make some outline. How can I describe this presentation? So first I'll go for some introduction to understanding these the topics, and then what is my research objective, and then I'll tell a little bit about the theory of the fuel cell, what I did my simulation in the fuel cell, and then how I applied topology optimization in the fuel cell, and then what is the final result I got. And then I'll go for the some conclusion and the further developments. Okay, so before starting, let's go with the short video clip that which will describe that how fuel cell actually works. On touche sur des vidéos. It's working. Yes. Okay. So membrane will be assembly, and then in both sides it will come the gas diffusion layer or GDL, and then bipolar plate. In bipolar plate there is channel also, and then it will come the current collector, and the end it will come the end plate to compress it or giving the clamping force. But this is only for one step. It's for only one cell, but in general there is actually multiple steps are there to get the our desired ampere meter. Now let's go for the electrochemical transfer or how many electrochemical processing is going on. So we know from the anode side that hydrogen or fuel will come, but it depends from the different cell to different types of the fuel cell to fuel cell. But we, of course, we are focusing here the PMFC. So here normally the H2 directly comes, and then H2 goes to the GDL or channel. It goes to the from bipolar plate channel to the GDL and pass to the catalyst layer, where it actually divided into the proton and then electron, and these electrons just round cycle and we get the electricity. So normally this is actually the how fuel cell works. So here it is dividing, and then this electron will pass through the current collector. Yes. So now it is actually getting the electricity, and this electron will oxidize the oxygen, and then this oxygen will divide it, will get the O2 minus, and then later H plus will transfer, and then we'll get the H2O. So that's why it is the clean energy for the fuel cell.
Okay. So in this essay, there is lots of materials there. But specifically, we are focusing in the specifically in the GDL because this is the one, the key material or the key component in the fuel cell. Because as we see, that GDL actually allows the transfer of the components through it and also when the moisture actually produced in the H2O, it also keeps the H2O calm down so that it will not stay there in the fuel cell and it can run some later and later. But this GDL, what happens? That GDL is here, so clamping force is here because when you are clamping the SL, it is coming closer, then our resistance value is coming down. So that means when the resistance value is coming down, we are getting the much output or much efficiency. But so it is, according to the theory, this is okay. We are getting more and more compression and we are getting much more higher output. But what will happen actually, if you give them much more compression, then you see that inside the carbon fiber is breaking. So this GDL is a mix of the carbon fiber. So there is definitely once we get to a certain limit where we close up our clamping value. So that's why just measuring that optimal clamping value is one of the major factors to design the fuel cell. So that's why our main focus was on the GDL and the end plate, so that we can understand how can we design our end plate to get the optimum clamping force. And there is a lot of research work is going on to apply the top ridge optimization in the design of the end plate to extract the material so our density and our volume will be the less and ultimately the weight will be the less. So that's all our motto. So we fixed our some objectives that we have already won a fuel cell battery thanks to the entropy equation. So in the entropy equation, we are using one fuel cell battery. So right now we have to understand that, okay, what is happening inside, what is the current stress distribution inside that fuel cell we are using. And then we want to focus, we want to find out that is there any clamping force loss into the stress distribution. And after that, we want to finalize that what will be our necessary end plate design to cover up all this, cover all this limitation, and then later we'll apply the top ridge optimization to finally reduce the weight of the our new design end plates. So we started with the some understanding about the fuel cell, how it works, what is the mechanical theory actually working behind it. So we understand that okay, for designing the fuel cell battery or especially the GDL, Maxwell-Stefan equation is the important one. Because it actually gives the overview of the multi-component species going to the one porous media. And later in the, if you see the last equation, there's lot of components are there, lot of figures are there, but especially the P is the one important factor for the designing of the GDL, that means the pressure. So that means if we understand that how pressure is distributed over the GDL or the world, the end plate, then you can understand a better pressure design. So this is our one aspect, just in the middle. So this is only one aspect. Another part is the like supporting existing that aspect. So this is our real field fuel cell, which is applying, which is actually working in our Eldorado operation. So this one we have to optimize. So how they actually sticking in the in their laboratory? So far they are giving the clamping force. Okay. So which I talking about, we are giving some certain clamping force, and after that, the reducing and the starting with the nut and bolt. So that clamping force will be stored there. But in practical field, that clamping force is not storing in fully. Because of course, when we are just clamping the when we are clamping first and then releasing it and the nut and bolt, the middle part there is some losses are there. So first we find out that okay, how much loss is there. So this one we did in the simulation. This before one is the practical. And then we did a simulation with the some boundary condition. So we are also giving some clamping force as a like a displacement, and we fix the bottom part. So this is the first step, and the second step we release it, and then we just put the nut and bolt and we fix it to check after the second step how much loss is there or what will be the simulation result. So in the reality field, what we give actually one. In the first bit we give just one clamping force, and if you see that is actually 1 meter. In the meter, they actually measure it. Okay, how much reaction force is there? So same thing we also applied in the Abacus also. We give the displacement force and we check how much reaction force we are getting. And when it is coming around 9000 something, then we stop there. This is our certain value which are in experimental we are doing. So in this category, we applied the boundary condition and we did our simulation.
And we also go for some material calibration because there are around 40 materials inside there. So inside that, actually, these two is the most important. One is the separator is there, separator sheet they are using, and what hyperelastic silicon is using. So we calibrated with that, okay, is there how much difference or what our simulation data and what an experiment that we do, is it really calibrated or not? So we calibrated this one and the same data we applied for our full cell stack to get the full cell simulation. And this is the simulation result for the end plate after first step when you're giving the clamping force. So you see that inside one of the cell, so of course there is quite good distribution, quite restoration of the clamping force. But when you're releasing it and putting in the nut and bolt, then you're seeing that, okay, this clamping force, lot of clamping force is actually going up. So that means our first step is that, okay, how to store that clamping force first? Because I already told that clamping force is the important one to get a good output. So one very and good and basic idea is this, increase the thickness. When you increase the thickness, of course, if you can store that clamping force, whatever initial you are giving. So yes, that is the giving up the higher thickness value of the end plate, definitely it is giving the, it is restoring that clamping force we are seeing here. So it is much more clamping force is restoring, but there is also some limitation because if you can go higher, you can go unlimited ones, but in some certain limit it will convert. After some certain limit it will not giving the much value, it will convert in some point. So that's we check in which range it is actually converting. So this is for the first step, while we are giving the clamping force, okay? And after the release, not the second step, it is the original one, we are seeing that huge clamping force losses. Then we started increasing the thickness. And then we find out that in the region, it is converging. So that means after 30 mm thickness, it is converging. And here we have to find out that this is our final end plate design. So in 30 mm thickness, we are getting our good output. Then we came to the topology optimization because we also want to decrease the weight of the end plate which we get. So we started the topology optimization. So thanks to the Oleg Sigmund who published one very nice paper about the understanding the topology optimization as well, especially the SIMP method, very easy one, especially nowadays all the almost software using this hybrid SIMP method. So I also started studying this one. I studied the compliance tuning method for the beam and that which about code was provided by Oleg Sigmund. I started with my ideas about that simple way, and I found out that with this equation complex theory, if I just get one beam and apply one code there, what are the unnecessary materials we just checked out, and we get the one topology optimized design for the one beam. The same idea we also applied in our design of the end plate. So this is before topology optimization, and this is after topology optimization result. We get the idea from where the materials we can deduct. And we can also design our new end plate. But as far as you know, you all already know that, okay, after couple of optimization of the refinement is needed because of different grade and different objective. So that's why we also check and then trial and error with our results and everything. And then we find out that this idea could be the better one to also get a good result and also apply the topology optimization. So after this idea, again, we check with the full cell, and we check it that is there how much improvement is there or how much reduction of the weight is there. So this is the final result. If you see here, so this is our step one and this is the original one, and after 30 mm we are getting this value without any reduction of the material. After applying the topology optimization point, we deduct the material almost like 100 gram and then we get this value. So that means it's almost identical when you are giving the total material and when you are deducting the material. So that means after topology optimization also, we are getting the good result. Okay, what is the conclusion? So whatever the objectives we taken took out later at the beginning, okay, we first check out the clamping force losses is there or not, and what is the end plate design, is there a topology optimization needed or not. All the objectives we are actually taking care. And after discussion with our R&D department in the end also, we find out that, okay, after the new end plate, also there is significant improvement is here in our output of the operator. Okay, what are the further developments we can still proceed out? So till now we actually check with the hyperelastic materials and the separator sheet, but still there are a lot of other materials which we are taking till now, the standard values like GDL, we are taking the carbon fiber value,
for electric copper, we are taking electric copper plate. But in the reality, maybe it's something like alloy they are using. So maybe we can go for some still some material calibration. So can we get the still the best value of the result? Then till now we are actually working on only the one step, just compression, because of course from the completion cost is really high. It's almost taking like 14 to 15 hours only for the compression of the one step. After that, of course, we have to go to topology optimization also. But in reality, they are using more than 30 cells in the one step. So definitely it is huge. Maybe if we in a certain time, if you want to go for that, we can just give the simulation and we can go for quantification. So it will not be, till now, it will not be so much logical. But if you want to go for that, definitely there is some sector that we can still go for some material idea. We can actually design it in such a nice way that competition will cost will be low. So this area is still there. And for topology optimization, right now we are using only the minimum stress and strain energy equation. But we can still go for some sustained development of the equation. So can we can apply more a specific stress equation so that we can get the more specific topology optimization result. And of course, now we already did only the study of the magnetic formulation for the designing the GGL, but we can go for also the fluid dynamics, that how can electrochemical procedure is happening, how it is working with the, all the materials, and then we can also check out that really what is happening in the process. So this fundamental theory research also we can do in the further development. So thanks all. Thank you very much. For one of the examples where finite element methods can really guide doing nice things. It's not anymore simulations, it's numerical experiments. It's more than that. So thank you very much. No questions? Penso che Alessandro Farelli. Eccomi. Ok, quindi ritorniamo in italiano. Sì. Ti puoi togliere pure la mascherina, non c'è problema. Lo spazio senza? Sì, sì, sì. Sì. Il concentramento energetico di caldaia a vapore industriale attraverso l'ottimizzazione fluidodinamica. Corretto? Corretto. Grazie mille. E comandino? Sì. Molto semplice, grazie mille. A posto. Buongiorno a tutti, sono Alessandro Morelli e appunto titolo del mio dottorato di ricerca efficientamento energetico di caldaia a vapore industriali attraverso l'ottimizzazione fluidodinamica. Volevo fare una premessa prima di incominciare. Il mio percorso di laurea magistrale è terminato nel 2017, per circa un anno ho lavorato nell'azienda del Bergamasco e poi questa azienda IC Caldaia di Verona mi ha chiamato a colloquio, una lezione a colloqui, durante i quali però mi sono reso conto che loro cercavano una figura di ricercatore del loro laboratorio e con altre competenze soprattutto sulla fluidodinamica computazionale. Io ai tempi, appunto in fase di laurea magistrale, ho fatto una tesi appunto in CFD, in fluidodinamica, però non avevo delle skill, delle competenze di alto livello come mi venivano richieste. Pertanto ho pensato di mettere insieme i due mondi, quello dell'università, anche la mia passione, se vogliamo, della fluidodinamica, con invece una parte più pratica, industriale, e più rivolta, diciamo così, a risolvere in immediato le problematiche dei prodotti che devono essere venduti, non domani, ma probabilmente. E in sostanza, quindi, IC Caldaia ha, come ormai quasi tutte le industrie nei diversi settori che queste ricoprono, la necessità di intervenire nell'efficientare le caldaie sulla riduzione dell'inquinamento e anche sull'aspetto della riduzione dei consumi energetici, che in questi giorni sappiamo benissimo essere molto importante. E quindi qual è il focus, qual è il target più che altro? Quello di cercare di introdurre delle nuove tecniche per riuscire a dimensionare delle componenti e sistemi, quindi caldaie complete, più performanti in minor tempo possibile. E quindi l'idea è stata quella di accoppiare l'approccio dell'analisi fluidodinamica computazionale con quella che invece è l'ottimizzazione statistica basata su algoritmi genetici. Più precisamente poi, d'accordo appunto con i cittadini, abbiamo deciso di intervenire su tre macro tematiche. La prima riguarda questa caldaia che si chiama EcoVapor, che è la caldaia di punta di questa azienda, e in particolar modo diciamo, delle problematiche sulla miscelazione
questa è una caldaia che adotta un processore premix per abbattere gli inquinanti, gli NOx e quant'altro, e avevano delle difficoltà nel gestire questa miscela, questa carica fresca, e quindi siamo intervenuti su un'analisi sperimentale e numerica su questo canale. Successivamente siamo intervenuti sulla parte di efficientamento dello scambio termico nei tubi da fumo, che dopo vi mostrerò nel dettaglio. Infine abbiamo affrontato una tematica molto grande e complessa, che è quella della combustione di fiamme premiscelate in camere di combustione. Tutto questo è stato permesso, è stato fatto mettendo insieme diverse. Come vedete, la parte CAD è stata sviluppata in SOLIDWORKS e in un altro software CAD che è contenuto nella suite di ANSYS, che è ANSYS Disk Game. Per di più si è usato ANSYS Meshing insieme ad ANSYS Fluent per la parte di generazione delle grid di calcolo e per la simulazione fluidodinamica. Infine, tutta la parte invece di analisi statistica è stata svolta con un software open source chiamato appunto Dakota, il tutto gestito da un codice batch che è in grado di gestire gli input e gli output tra un software e l'altro, in modo tale poi da rendere questo processo di analisi e ottimizzazione automatico. Partiamo quindi dal canale di miscelazione. Qui vedete questa caldaia Eco Vapor, è molto semplicemente una caldaia a vapore, quindi si bruciano miscele di aria, metano e fumi di ricircolo. I fumi di ricircolo servono appunto per abbattere, in sostanza la carica fresca e ridurre la temperatura massima in camera di combustione in modo tale da ridurre la formazione di diossidi di azoto che sono e il tutto poi viene convogliato attraverso questo canale centrale verso un bruciatore premiscelato che appunto riceve questa carica, sviluppa una fiamma in camera di combustione e poi questa, dopo appunto essersi sviluppata in camera, prosegue il suo percorso nei tubi da fumo fino al camino. Le difficoltà in questo caso che ci aveva riscontrato era una cattiva miscelazione che si ripercuteva poi sul bruciatore in deformazioni termiche che alla lunga potevano essere dannose e comunque altri inquinanti nonostante l'inserimento dei fumi di ricircolo. L'inserimento tra l'altro dei fumi di ricircolo va a ridurre le prestazioni della caldaia e quindi bisogna cercare anche il giusto compromesso tra l'uno e l'altro. Pertanto abbiamo fatto delle analisi sperimentali proprio sulla caldaia, sul canale di miscelazione, che è, grazie a questa è stato possibile ricreare un modello virtuale di quello che era il comportamento della miscelazione nel canale verticale. Quindi, come vedete, questo è il modello 3D, sulla sinistra la prima immagine, la terza immagine rappresenta in sostanza la distribuzione del metano e, come potete vedere, sulla parte finale che dove in sostanza la miscela entra sul bruciatore, abbiamo che sulla destra c'è un'alta quantità di metano, sulla sinistra c'è una forte carenza. Pertanto cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di creare a questo punto, vista anche data la notevole semplicità di questa geometria, di creare una un po' più complicata, che però ci garantisse delle prestazioni migliori. Quindi abbiamo creato questo canale nel mezzo, un canale convergente e divergente con delle palette statoriche, e abbiamo visto già solo facendo una semplice simulazione che il canale miscelava nettamente meglio. Il problema qual era però? Che aggiungendo questa variazione di sezione si introducono delle perdite di carico più alte, che significava dover spingere di più con il ventilatore. Pertanto abbiamo applicato questa procedura di ottimizzazione per cercare di mantenere la qualità di miscelazione raggiunta con questo nuovo canale, ma di ridurre le perdite di carico al minimo, andando a parametrizzare la geometria del canale verticale. Quindi, come vedete qui, abbiamo scelto 7 design variables, abbiamo fatto variare tra i valori che abbiamo deciso noi e infine siamo riusciti ad arrivare ad un canale ottimizzato. Quello che vedete in questo grafico è in sostanza tutto il lavoro che c'è dietro da un punto di vista numerico che prima veniva fatto invece in termini pratici. Mi spiego meglio. E la procedura classica che si è sempre fatta è quella di tentativi ed errori. Si parte da una geometria e si prova finché non si trova quello che è l'ottimo. Questo però è dispendioso, richiede tempo di fluidità, di colore di lavoro materiale che viene impiegato e speso. Invece in questo modo cosa abbiamo fatto? Siamo partiti da un design, che è questo qua, baseline indicato in arancione,
e siamo arrivati direttamente alla forma ottimizzata che è quella indicata dalla freccia in viola. Abbiamo pertanto quindi studiato varie configurazioni di canali, cioè ogni pallino coincide ad un canale diverso, dove sono state cambiate arbitrariamente, anzi seguendo delle logiche di precisione di verità, però queste design variables, e quindi abbiamo studiato l'iperspazio delle possibili soluzioni, arrivando pertanto in, fate conto, circa 3 settimane di calcolo completo, ad avere un canale ottimizzato. Ma questo ci ha risparmiato quindi un sacco di tempo, un sacco di materiale e ore uomo, che altrimenti avremmo dovuto spendere senza fare sicuramente tutti questi canali, ma almeno 3, 4, 5, da poi testare in campo. E pertanto quindi qui potete vedere il vecchio canale che era equipaggiato su EcoVapor e il nuovo canale che poi è stato, cioè è stato fatto il prototipo e testato. Come potete vedere in questo grafico, quindi noi cosa abbiamo fatto? Una volta creato il prototipo l'abbiamo installato sulla caldaia, abbiamo voluto verificare se effettivamente quello che avevamo coerente poi con quello avveniva nella realtà, e abbiamo visto che la miscelazione effettivamente era nettamente migliorata. Le perdite di carico non ve le ho indicate prima, ma siamo passati da meno 16 millibar a meno 12, quindi è un notevole salto, e che abbiamo quindi risparmiato in termini di dimensione del ventilatore e di consumi. E quello che abbiamo visto appunto è che la migliore miscelazione ci ha permesso quindi di avere una il bruciatore quindi riceveva una miscela, una buona miscela, quindi non si creavano più deformazioni termiche al suo interno. E siamo riusciti anche ad abbattere gli inquinanti. Infatti, vedete queste curve intorno al 30%, praticamente abbiamo abbassato sia quando usiamo basso GL, quando ne usiamo tanto, abbiamo diminuito gli ossidi di azoto. Questo non è stato e a potenza, ma perché in verità gli ossidi di azoto si formano in camera di combustione, quindi a valle del bruciatore abbiamo risolto il problema di Salamonte, ma non abbiamo risolto quello che poi c'era anche dopo, cioè, quindi siamo entrati più nel dettaglio successivamente con delle analisi di combustione che dopo vi mostrerò. Però intanto il primo target l'abbiamo raggiunto, ripeto, in circa 3 settimane di ottimizzazione siamo passati dalla vecchia configurazione alla nuova. La seconda parte quindi è arrivata all'ottimizzazione dei tubi da fumo, o più precisamente la creazione di un tool di design dei turbolatori. Cosa sono i tubi da fumo? I tubi da fumo sono quei tubi che ricevono i fumi dopo che questi si sono, fate conto, in camera di combustione noi raggiungiamo una volta che la fiamma comincia e siamo intorno ai 1600 gradi, stiamo parlando in questo caso di fiamme di aria e metano. Siamo intorno ai 1600 gradi, i fumi arrivano in fondo alla camera di combustione e quindi scambiano calore per le parti fredde e raggiungono circa i 1100-900 gradi, dipende dalle condizioni della stichiometria. A questo punto i fumi però cosa fanno? Invertono direzione dentro in questi tubi da fumo che hanno il vantaggio di avere una maggior superficie di scambio termico e quindi riesco a accedere più calore rispetto a se io avessi un semplice cilindro. D'altro canto però, perché questo? Posso fare prima, per una questione di idratazione termica, perché se mettessi tanti tubi da fumo nella zona centrale, infatti non potrei avere un problema grande, ma comunque il materiale non riuscirebbe a resistere alle così elevate temperature che invece ci sono quando si sviluppa la fiamma. Quindi i tubi da fumo possono essere o solo su un secondo giro, o come in questo caso su un secondo e un terzo giro. Cosa fanno? Semplicemente vanno a dissipare ulteriormente il calore verso l'acqua, affinché poi i fumi non raggiungano temperature intorno ai 160 gradi, 100, anche più basse, 110, e vengono espulsi in atmosfera. All'interno dei tubi da fumo lisci, la situazione è questa che voi vedete nella simulazione CFD. In sostanza noi abbiamo quindi questi fumi che entrano ad alte temperature, qui addirittura siamo in un caso limite, siamo a 1080 gradi in ingresso, e praticamente scambiano calore lungo l'intera lunghezza del tubo da fumo, però c'è questo nocciolo centrale che rimane sempre più caldo. Pertanto questo è un limite, perché ci costringe ad avere caldaie lunghe. Ad oggi questi tubi da fumo vengono dimensionati, qualora siano vuoti, con queste correlazioni presenti in letteratura, ma ci sono varie
metodologie, come per esempio appunto tramite anche l'analisi CFD. Ma cosa si fa ad oggigiorno? Si introducono questi turbo che servono per far sì che il nocciolo all'interno del tubo non rimanga più caldo e alle alte temperature, ma questi turbolatori creano una turbolenza e la turbolenza gli permette di scambiare meglio e in minor spazio una maggior quantità di calore. Pertanto sono vantaggiosi da un punto di vista termodinamico, ma sono deficitari da un punto di vista di perdita di carico, perché devo spingere di più per vincere la resistenza ai turbolatori. Pertanto, anche qui, ad oggi, esistono numerose correlazioni sperimentali che ci permettono di dimensionare tranquillamente un turbolatore, come in questo caso a molla, e prendere un tubo da fumo, inserirlo e mandare via la caldaia così com'è. E invece l'idea che è nata sempre nel mettere insieme la tecnica, cioè la CFD con le tecniche di ottimizzazione con l'algoritmo generico, è stata quella di creare un tool automatico in modo tale che il progettista sia in grado, nell'arco di 2 giorni circa, non di più, di simulazioni, di trovare l'ottimo fra la forma del turbolatore per quel tubo da fumo con quelle specifiche condizioni di design. Quindi cosa abbiamo fatto? In sostanza abbiamo scelto, abbiamo parametrizzato la geometria del turbolatore, quindi le grandezze in nero rispetto alle dimensioni del tubo da fumo. Per condizioni di design assegnate, quindi per una certa portata e temperatura di ingresso dei fumi, e abbiamo poi scelto anche diverse funzioni obiettivo a seconda anche di quello che il progettista vuole fare, se vuole tenere più conto, diciamo così, di un aspetto termico e di perdita di carico, oppure se si vuole focalizzare più sull'entropia o addirittura sull'exergia prodotta, o anche abbiamo introdotto dei fattori economici, quindi il progettista può scegliere tra 4, anche tra 5, funzioni obiettivo differenti per poi scegliere quello che è fa scegliere al tool creato qual è il turbolatore ottimale per quel tipo di caldaia. E quindi qui, per esempio, potete vedere l'effetto anche della presenza del turbolatore nel tubo da fumo. La linea in nero, nel primo grafico, rappresenta il trend di temperatura all'interno del tubo da fumo vuoto. Se noi aggiungiamo uno di questi turbolatori, vedete che in uscita, dopo 2,4 metri, in sostanza abbiamo delle temperature più basse. Di contro, le perdite di carico aumentano. Questo è un compromesso che appunto è tutto quello che il tool creato cerca di fare, di trovare l'ottimo tra benefici e spese. Questo è invece, diciamo così, il vero target poi di questa ottimizzazione, perché se voi guardate, noi abbiamo un tubo da fumo che entra, dove abbiamo i fumi che entrano a 1100 gradi, fuori escono a 700 gradi. Se noi usassimo un tubo da fumo liscio senza turbolatori, noi riusciremo ad avere questa differenza di temperatura tra ingresso e uscita dopo 2,2 metri, quindi sono parecchi, con 45 pascal di perdita di carico. Se introduciamo invece un turbolatore, il vantaggio è notevole, perché noi riusciamo ad avere la stessa differenza di temperatura in 1,4 metri, non più 2,2, con 49 perdite 49 pascal di perdita. Quindi capite bene che è un vantaggio notevole, perché abbiamo fatto sì che la caldaia possa essere ben più corta. Infine, come vi accennavo prima, siamo tornati a studiare quello che avveniva in camera di combustione. Soprattutto qui stiamo parlando di una combustione molto particolare, perché di solito le caldaie sono equipaggiate con bruciatori soffiati. Iniettori, aria che arriva attorno a questi, brucio e non mi pongo troppi problemi. Negli ultimi anni invece sono tornati alla ribalta questi premix per tutta una questione legata all'abbattimento degli ossidi di azoto, perché loro infatti appunto riescono, grazie al fatto che la miscela, aria e metano vengono premiscelati prima della combustione e non a valle, si evitano zone di carichi di temperatura eccessivi in sostanza. E questo consente di conseguenza di avere bassa formazione di indice. Come dicevo prima, però, abbiamo visto che miscelare bene è necessario, ma non sufficiente per abbattere gli inquinanti.
Per cui ci siamo chiesti, ma che cosa avviene realmente in camera di combustione? Perché noi non vediamo nulla di come si sviluppa la fiamma all'interno. E pertanto noi non possiamo mettere neanche delle termocoppie, perché durerebbero troppo poco tempo. E quindi abbiamo detto, beh, dobbiamo fare in modo di simulare ciò che avviene effettivamente in camera di combustione. Per fare questo però, la simulazione va tarata. E quindi ci siamo basati su una ricerca svizzera fatta nel 2006 su una camera di combustione pre-miscelata, dove potete vedere, per esempio, le linee, questi puntini neri rappresentano lo sviluppo di fiamme in camera di combustione sperimentale, mentre quelle verdi sono quelle che siamo riusciti a simulare. Ci sono delle discrepanze, purtroppo, però il fenomeno è veramente molto, molto complesso. Come potete vedere, però, abbiamo fatto anche poi noi delle prove sperimentali per tarare ulteriormente, in sostanza, la simulazione. Quindi abbiamo posto delle termocoppie nella zona di inversione prima che i fumi entrino nei tubi da fumo e, infine, siamo riusciti a simulare quello che è proprio lo sviluppo di fiamma in camera di combustione. Quindi vedete, per esempio, in questa prima immagine in alto a sinistra, lo sviluppo delle temperature. La seconda immagine rappresenta proprio il fronte di fiamma che si sviluppa in camera. E terza e ultima immagine mi rappresenta invece il trend di formazione degli ossidi di azoto. E vi devo dire che siamo riusciti a simulare molto bene il comportamento dello sviluppo della temperatura in camera di combustione, meno invece, quindi abbiamo matchato, si usa in gergo, la temperatura all'inversione misurata nelle prove sperimentali con invece la temperatura simulata. Meno invece la parte di NOx, perché è stata fatta una seconda indagine e questi NOx sono stati sovrastimati. Però adesso, di questi giorni e da qui in futuro, appunto, l'idea è di continuare lo sviluppo e la validazione di questi modelli numerici. L'obiettivo finale qual è? È quello di riuscire a utilizzare le stesse tecniche di ottimizzazione che vi ho accennato prima, anche in questo caso. Quindi l'idea è quella di dire, in base al campo di formazione di inclinati, andare a parametrizzare la geometria del bruciatore per poi cercare quella configurazione che ci permette il minor sviluppo di ossidi di azoto in campo. Quindi, riassumendo un po' tutto questo lavoro, quello che possiamo dire è che abbiamo sì affrontato singole tematiche per cercare di efficientare comunque un intero sistema che è quello della caldaia, e siamo riusciti a unire, diciamo così, la parte di ricerca sperimentale con una parte numerica statistica che ha permesso di ridurre drasticamente i tempi di progettazione. Ed è questo il vero vantaggio di un approccio di questo tipo. Pertanto, a questo cosa ne consegue? Ne conseguono quindi diminuzione di tempi di design, diminuzione dei costi, a vanto spettro, i costi legati a ore uomo, materiali e quanto. Tutto ciò che ne va di seguito, in sostanza. Grazie mille per l'attenzione. Grazie, mi ha colpito tantissimo. Purtroppo il fenomeno è quello, è molto complesso, ma per fortuna. Sì, no, per fortuna. C'è lavoro per noi. Assolutamente. Se posso. Grazie, veramente molto interessante. La domanda era sulla prima parte, sulla parte dei genetici soprattutto. Sì. Come mai hai scelto proprio quella soluzione? Perché di solito in un problema di obiettivo spiega o il punto qua o il tema qua degli obiettivi, quello che è un po' strano, diciamo, nella sequenza, che ci sia dietro una spiegazione che va al di là del mero calcolino numerico. Sì, sì, perché in realtà l'algoritmo genetico permette di ottimizzare diverse funzioni obiettivo, quindi avere una visione a più ampio spettro e piuttosto che, come dire, prendere un minimo massimo e posizionarsi nel mezzo o cercare di seguire un singolo ottimo. Il vantaggio del genetico è, ripeto, appunto quello che si chiama multi-object genetic algorithm, perché posso scegliere più funzioni obiettivo con molti parametri. Adesso nella prima ottimizzazione ne ho usati 7 per dire, ma si possono anche a 20 in sostanza. Quindi un approccio del genere ci permette di valutare la superficie di risposta nell'iperspazio, diciamo così, del problema. Allora, due obiettivi, giusto?
E questo sì. Naturalmente, facevate dighe pesanti di fatto o usavate uno degli obiettivi? No, i due come soluzione. Due obiettivi. Come risoluzione. Come non ho capito? Nella risoluzione, sì, fate la media pesante. Fate gli obiettivi cambiando il peso. No. Direttamente andavamo a chiedere. Fate praticamente esplicitamente dietro i posti. Sì. Ho trovato la domanda, quindi... Ma poi, senso tutti, ma poi. Allora, grazie ancora. Una piccola modifica sul programma, e facciamo il capitolo adesso. Come dicevo prima, credo, ricordo che ci sono quattro dottorati qui presenti. Io coordino il dottorato in ingegneria dell'informazione, e la prossima parte della giornata verrà presieduta dalla professoressa De Piero, che coordina il dottorato in ingegneria meccanica e industriale. Facciamo una breve pausa, piccola, che siamo fuori pausa. Ripeto, dov'è? Tutto poco, ma è molto interessante. Giocare il Brescia. Thank you.
professore Pugliarese, il professor Iora, in particular advanced carbon dioxide regulatory cycles for power production, è un tema sicuramente molto attuale, sempre più attuale oggi, è molto importante, quindi I am Abubakar Khurshed and I am from Pakistan. I did my studies, my bachelor's and master's from Pakistan. And now I am pursuing my PhD in mechanical industrial engineering. My professor is Professor Constante Mario Inglanisi. The topic of my PhD thesis is advanced carbon dioxide thermodynamic cycles for power production. So the idea is to produce power using a new novel working fluid, which is carbon dioxide, instead of conventional working fluids. So, first of all, I will explain you the background of my research. We all know that we have rising global warming potential and CO2 emissions in the world, and there is depletion of fossil fuels because of utilization of a lot of fossil fuels for power production, and because of increasing population, there is increase in demand of electricity. The conventional power production systems, which are the steam Rankine cycles, these systems are feasible and they are sustainable for large-scale power production. When we talk about small-scale power production, then these systems are not feasible, like off-grid power production systems. So because of the reason that they have larger size and smaller efficiency, and they have complex operational scheme because they need a large turbines and large feed water heaters, and their plant specific costs are high. So the possible solution is to produce sustainable power. And for this, we need renewable energy resources like concentrated solar power, or we can recover the high temperature waste heat from fossil fuel power plants and use it for converting into power. And improving the energy efficiency of existing power cycles and reducing the produced electricity. So one of the possible solution is adopting carbon dioxide as a working fluid in power production. Why carbon dioxide? Because it is environmentally friendly. It is relatively cheaper. It's non-flammable, non-toxic, and most importantly, it is a stable working fluid at high temperature. In carbon dioxide in supercritical state, it reaches state at 7.4 megapascal and at very low temperature of 31 degrees centigrade. And in that state, it is incompressible fluid. And this is very, very beneficial for power cycle because then we have lower compressibility, smaller compression work during compression process. So the one of the three benefits of the supercritical carbon dioxide cycles, they have high cycle efficiency and they need smaller turbo machinery for a fixed power output. And if we compare the turbo machinery of steam Rankine cycle and SCO2 cycle, we have almost 10 times smaller turbo machinery, and this leads to a smaller cost of the power cycle. And we have fewer equipment compared to the conventional steam Rankine cycles and the smaller overall size of the cycle. If we compare the efficiency of these cycles with the conventional steam Rankine cycles, we have a 2 to 4 per percentage points higher cycle efficiency of supercritical CO2 cycles at turbine inlet temperature of 700 and pressure of 250 bar. So this is one of the very good benefit of supercritical carbon dioxide cycles compared to the conventional steam Rankine cycles when we integrate the power cycle with renewable energy source. There are some challenges
in supercritical Gordon cycles because they are under development and under research. One of the challenges is that at high ambient temperature, was at CSP site, CSP sites are normally at desert areas, and there we have high ambient temperature. So at this site, we cannot benefit from the real gas effects and of the CO2, and which results in smaller cycle efficiency. We have smaller turbine work, and operating pressures are very high, which demands specialized material for heat exchanger and turbine. And the temperature difference across primary heat exchanger is also smaller, which leads to the large size of storage. So the proposed solution is to adopt carbon dioxide mixture instead of pure carbon dioxide, and meet the challenges in the supercritical carbon dioxide cycles. So in this project, the main idea is to use a mixture with pure CO2. We will select a second component, a second fluid component, and make a binary mixture. And by this mixture, we actually achieve the desired properties, and then we use that mixture in the power cycle to improve the performance of the overall performance of the power cycle in warm climates. And by this, we can also generate a cool generation power plants. So the main idea is to use CO2 plus additive. We will develop a mixture, and then we use that mixture in the power cycle as a working fluid. And the power cycle is linked to the concentrated solar power renewable energy source. So what are the targets? What are the main aims of adopting CO2 mixtures? They are to increase the cycle efficiency and to have more cycle power, and to rise the temperature difference across the primary heater, so that we have less size of the thermal energy storage, and to reduce the cycle specific cost. So the methodology is divided into four steps. In first step, we identify the additives for CO2 mixtures, and for that identification, we need the thermodynamic properties of their additives. The main properties used are the critical point properties, the thermal stability, and the global warming and ozone depletion potential of their additives. And then we will prepare a mixture, and after preparation of mixture, we will study its properties using equation of states, which is a thermodynamic model for calculation of thermodynamic properties. And these properties include the vapor liquid phase diagrams and the critical points of that working fluids. So this helps us to decide which composition is of the mixture to select for a as a working fluid for power block. And then we will do some simulations using a commercial software, which is Aspen Plus. And we will analyze the thermodynamic cycle performance. And in the phase four, we will do economic assessment and some preliminary design of heat exchangers and turbine. So this is the first example of carbon dioxide, sulfur dioxide working fluid. In this example, we use that working fluid in a power block, which is linked with renewable energy source, concentrated solar power. Firstly, why we select sulfur dioxide? Because it is thermally stable working fluid. We need a working fluid which is stable at high temperature. And it's a strong bound energy, which is non-flammable, and its ozone depletion potential is also very low. There is one drawback of that adopting this additive, that it is toxic. But this drawback can also be overcome by using a closed system without any leakage in the power cycle. For calculation of properties of working, we use the Peachey-Sarf equation of state. And using this equation of state, we calculate all the thermodynamic properties, the phase diagram, which required for the selection of mixture and for the thermodynamic analysis of the power cycle. So in the phase diagram,
you see that the minimum temperature required for power cycle is 50 degrees centigrade because we have high ambient temperature. Based on this minimum temperature, we decided the composition of the working fluid. We decided four working fluids with 70% molar fraction of CO2 to 75, 80, and 85% molar fraction of CO2. We cannot increase the amount of SO2 in the mixture, being a very toxic component. And then after selection of the mixture, we apply this mixture in a power block and do a thermodynamic simulation. The conditions are that ambient temperature at site are 35. We have the conditions of compressor and turbine, the temperature pressure, and the gross power output requirement is 100 megawatt. So using that conditions, we do simulation and perform a comparison with the supercritical carbon dioxide cycle in order to see how much improvement we can have by adopting the CO2 mixture. Here, the results show the mixture with 85% molar composition of carbon dioxide. So you can see that we have 2 percentage point increase in efficiency, and we have the gain in specific work and the temperature difference across the primary heater. And the electrical efficiency of the power block is also higher than supercritical carbon dioxide cycle. And the cost, which is also an important factor, specific cost is also decreasing because of reduction in size of the heat exchangers. So these are some of the main benefits of adopting carbon dioxide mixtures in supercritical CO2 cycles. The next application which I'm going to present is waste heat recovery. Actually, we have many sources of waste heat recovery from industry, like from exhaust of kiln preheaters in cement industry, from steel industry, and from glass manufacturing industry. So to improve the energy efficiency and to reduce the CO2 emissions, we need to recover waste heat and use it in a useful form, that is electricity. So three waste heat power technologies are steam rankine cycle and organic rankine cycles. These two technologies are already under the market. And the third technology, supercritical CO2 cycle, it is under development. So what are the challenges in three technologies? In steam rankine cycle, they are a good option when we talk about large scale. For smaller scale, they are not an economically feasible option because they require a large size footprint. In organic rankine cycle, they have a limit of thermal stability of organic fluids. These fluids are not very stable, so they are only suitable for a small scale power production. Supercritical CO2 cycle, because of high stability of CO2 and its favorable attributes, we can use it from medium to high temperature waste heat sources. But there is a challenge in this cycle that the effective utilization of waste heat is not possible. So starting from the analysis of CO2 cycles, we used a standard heat source of flue gases from a cement industry at 450 degrees centigrade and 1000 kilogram per second. And we used three cycle layouts. In one layout, we had one primary heater, a single turbine, and a regenerator. In the second layout, we actually have two primary heaters to recover more waste heat and produce more power output. And in third layout, we have actually dual expansion and dual regenerators. So in these three layouts, the purpose is to increase the waste heat utilization and to increase the efficiency of the power cycles. So among the three layouts, there is one layout which is rather complex, the single flow dual expansion layout, which gives a total efficiency of 15%, and it is higher than the other two simple layouts and partial heating cycle layout. So
with increase in complexity, we have the increase in total efficiency, but the main drawback is the cycle complexity is increasing. So we will solve this problem in SCO2 cycle by using the CO2 mixtures in a SCO2 cycle. What are the targets? We want to achieve higher total efficiency. It means we need more utilization of the waste heat and produce more power output. And we want to implement simpler cycle layout so that we have a less cost and size. And we need smaller operating pressures and the smaller size and cost of the cycle. So to meet these targets, firstly, we select this is the one example of carbon dioxide, a refrigerant mixture. This mixture, we calculate the properties of this mixture using Pang-Robinson equation of state and calibrate it on the experimental data. And based on the phase diagram, and the condition of the power cycle that this compression phase should be below critical point, we selected seven composition of the working fluids, and then that is from 20% carbon molar composition of carbon dioxide to 80% molar composition of carbon dioxide. Now we will use that mixtures in a heat recovery power block and see how there is improvement in efficiency. So we adopted a simple recuperative cycle layout and use our tailored working fluid, that is carbon dioxide, refrigerant R134a, and then studied the efficiency of the power block, that is total efficiency at different cycle maximum pressure. You can see that at each composition, we have higher total efficiency. Okay. Higher total efficiency than the supercritical CO2 cycle. And the efficiency of lies between the ORC and supercritical CO2 cycles. And compared to complex layout of CO2 cycle, we also have improved in total efficiency because we are adopting a mixture. We have 2% rise in efficiency, 1.5 at 200 bar and 1% at 250 bar with a simple cycle layout and with lower operating pressures. In summary, I will adopt one mixture in a CSP power plant and the other mixture in waste heat recovery power plant. So in summary, we have higher efficiency and larger specific work and lower cost in case of CSP power plant. And in case of waste heat recovery, we also meet our targets, that is the higher total efficiency and lower operating pressure and simple cycle layout. These are some of my general and cross publications in my team. And thank you. So, are there any questions? So I just wonder what are the next steps about this research and what the main issues for the industrial reallocation of the technology. Actually, the main issues are in the commercial development of these power cycles, because still we have very high operating pressures. We need specialized materials for that power cycles. And my next future work is to identify and select some more working fluids and use it to enhance the efficiency of the power cycles. Any questions? So we thank you again. Se magari ci fossero delle curiosità, ovviamente a quale strategi, potete anche i suoi indagizi, è il relatore, signora, il responsabile, quindi probabilmente è una ricerca che ha grandi sviluppi, anche un respiro europeo, quindi molto di grande interesse. Passiamo ora alla prossima presentazione, che è di Luca. Il professor Mancini ci parlerà di anche questo estremamente attuale, che sembra essere la possibilità di risposta a tante problematiche molto diverse. Perché è il topic attuale
Prego, Luca. Buongiorno a tutti, io sono Luca Provezza, sono un dottorando del 34° ciclo. Il mio relatore è il professor Matteo Mancini, del gruppo di laboratorio di misura meccanica termica. E questa borsa di dottorato è stata sponsorizzata da Italpress, che è un'azienda che si occupa di high pressure die casting. E quindi particolarmente il mio dottorato è appunto sulla manutenzione predittiva in un gruppo particolare, il gruppo iniezione di questa macchina. Prima di tutto voglio fare un'introduzione su chi è Italpress. Fa parte di un gruppo molto più esteso che si chiama American Group. È un gruppo danese, una multinazionale che comprende diverse LOBs. Disa, che si occupa più che altro dello stampaggio, di creazione di macchine che servono per la ghisa, quindi per la creazione di stampi. Italpress e Gauss, che dopo vi dirò più nel dettaglio di che cosa si occupa. Strico Westhofen, che si occupa di la realizzazione di forni per il mantenimento del metallo fuso. E poi Villa Bretor, che in inglese si chiamano blasting machine, ma in realtà credo che siano delle sabbiatrici, che il pezzo entra all'interno di questa macchina e praticamente viene sabbiato. Lì, e quindi la sabbia passa attraverso, viene sparata direttamente sul pezzo. Dal punto di vista digital, siamo supportati da Norican Digital. Norican Digital è una realtà che è a Monaco di Baviera. Ho fatto uno stage di 6 mesi presso questa azienda che supporta tutte le LOBs, e appunto si è avviata questa collaborazione che è cominciata anche dopo il mio dottorato, e dopo vedremo nel dettaglio. Italpress e Gauss è ormai da 50 anni che è lì nella presso palata, nella high pressure die casting, ma non solo. E prima erano due aziende, erano Italpress e Gauss. Italpress si è sempre occupata di high pressure die casting, quindi della realizzazione di macchine per la presso colata, quindi questi grossi siringoni che spingono il metallo fuso all'interno di uno stampo per ottenere il casting, il cast, che quindi sono i pezzi finali. Però c'è un'altra produzione, anche il gravity die casting e il low pressure die casting. Diciamo che da qualche anno sono state unite sotto questa unica realtà che si chiama Italpress e Gauss, e il nuovo nome, come vedete dal logo, non è più Italpress e Gauss per esteso, ma viene chiamata IPG in inglese. Allora, queste sono le nostre soluzioni sulla quale ci soffermiamo e sulla quale vogliamo soprattutto puntare, è l'aftermarket, perché per noi è molto importante che le challenge dopo, per essere più competitivi, i nostri clienti siano molto importanti. Tanti, guardare un occhio al futuro, quindi essere sempre sul pezzo su quelle che sono le tematiche attuali, e due di queste tematiche appunto sono la sostenibilità, che è molto attuale nell'industria adesso, ma soprattutto anche il digital, che è diventato una delle branche, diciamo, che sta raffigurando il più possibile le aziende in questo periodo. Addirittura si parla di industria 4.0, ma sono stata a una conferenza industriale di Wonderware qualche settimana fa e si parlava addirittura già di industria 5.0. Capite che sta diventando, dare un perché ai dati, sta diventando qualcosa di che le aziende necessitano. Quindi io mi sono occupato soprattutto del digital con questa borsa, e soprattutto l'applicazione dell'analisi dati di questa azienda ed è nata dalla collaborazione di Italpress, del laboratorio di misure meccaniche termiche, che quindi è stata sponsorizzata questa borsa di cui è nato questo progetto, e poi in parte si è occupata anche Norican Digital della continuazione che continuerà dopo il mio dottorato di questo progetto. Però prima vogliamo focalizzarci su quali erano i problemi dell'azienda, perché era venuta in università a chiedere un progetto di dottorato e quindi un aiuto alla ricerca, perché avevano un problema molto importante, perché quando si vende una macchina al cliente ci sono dei componenti che sono vitali per il funzionamento della macchina. In questo caso è un sistema di iniezione, che è un sistema idraulico per appunto il movimento di un pistone, quindi formato da tantissime, in questo caso ci sono delle valvole che con le dinamiche che fanno funzionare tutto il circuito, ma che molto spesso si rompono e quindi possono portare a un downtime della produzione. Quindi cos'è che voleva l'azienda? Voleva offrire un nuovo servizio ai clienti. Quindi loro registrano dei dati da questo gruppo a bordo macchina e volevano dargli un significato a questi dati. Applicando quella che appunto viene chiamata la diagnostica predittiva. Ma questo qual è l'obiettivo di tutto questo? È quello di sapere in precedenza quando avrò un problema su quel componente, e quindi io potrò ottimizzare il magazzino, quello che è l'ordine di un nuovo componente, per evitare quando avrò il fatal fault, viene definito in inglese,
che sostanzialmente mi porta a un downtime, e quindi voglio ridurre il più possibile il soffio di produzione. All'inizio del mio dottorato, cos'è che si fa? Si fa una ricerca dello stato dell'arte. Cosa applico io per applicare la manutenzione predittiva? E qui si apre un mondo. Perché all'interno dell'universo machine learning, quello che viene definito analisi dati, c'è una branca che è proprio del manufacturing, che è l'advanced analytics, che ripercorre tutte queste tematiche. Non si ferma solo a quello che è la manutenzione predittiva, ma prevede la qualità, il throughput, diciamo quello che riguarda il time, l'efficienza energetica, che questo sta spingendo molto, e dopo ci sono queste, il predictive uptime, cioè quanto un impianto è in grado di, rispetto ai fermi, quali sono i fermi, quindi la probabilità che ci sia un fermo macchina, e quindi questi due che vengono chiamati predictive asset reliability e predictive asset life sono quelli che questi sono chiamati in ambito industriale. Se invece guardiamo un ambito più accademico, prende il nome di PHM, che è la Predictive Health Management. Diciamo che è tutto un percorso che adesso vedremo più nel dettaglio. Prevede diversi KPI che ti servono per, tipo ad esempio il mean time between failure, ti serve per capire, ad esempio, qual è la media tra un guasto e l'altro, per capire se effettivamente un componente o un problema sta avvenendo in quella particolare macchina. E quindi devo intervenire, quindi questa qua si chiama reaction. Ma quello che vogliamo fare noi è qualcosa di diverso. Vogliamo, da una probability of failure, cioè la probabilità che io avrò un fuoco nel componente, voglio riuscire a determinare quella che viene definita remaining useful life, cioè quando io ho una fase instabile, posso dare al mio cliente un tempo di stima di quando avrò il fatal fault? E quindi questa è proprio la PHM, che andando a leggere letteratura quali sono le fasi per andare a ricavare quella che è la RULE, definita come il suo acronimo RULE, si prevede queste quattro fasi. La prima è l'acquisizione di dati, che non è banale, perché comunque devo decidere qual è il sensore da inserire nel proprio posto e devo caratterizzare per quel componente qual è la quantità che mi mostrerà il fault di quel componente. Come ad esempio, se prendiamo in considerazione i motori, le vibrazioni sono quelle più importanti. Questo è l'esempio più l'esempio più patente che si trova in letteratura. E cosa ti dice? Costruisci un indice, prendi tutte le quantità che tu hai e cerca di combinarle insieme per costruire un indice che si chiama score index. E questo indice cos'è che rappresenta? Rappresenta una probabilità da 0 a 1 di avere un fault o meno. Cioè, se io, possiamo vederlo in ambedue i casi, cioè nel senso, possiamo vederlo da 1 che è buono stato e 0 buono stato, oppure 0 buono stato e 1 buono stato. Lì dipende da come il costruttore dell'algoritmo, comunque chi applica la manutenzione predittiva, lo vuole vedere. Nel mio caso, sostanzialmente, ad esempio, più sono vicino a 0, più il mio componente è in buona salute. Più questo trend si avvicinerà a 1, avrò quello che viene definito il fatal fault. Dopo, la terza fase è quella della stage division, cioè se io ho un health index che è un trend stabile, uno score index che è stabile, significa che il mio componente è buono e quindi posso definire quella che viene definita healthy stage. Quando c'è un cambiamento brusco, come vedete da lì dalla figura, inizia a venire definita l'healthy stage e da lì a poco il componente si romperà. Quello che io devo fare è andare a beccare proprio quella che è il punto di inizio della healthy stage e andare ad applicare degli algoritmi che mi diano una distribuzione tempo per tempo sulla curva di quella che è la rule, e quindi io posso dare una stima sulla base di prove che ho fatto in precedenza di quello che sarà il mio tempo residuo per poter cambiare il componente. E diciamo che non è banale, perché il passaggio di queste fasi non è che è veloce. La costruzione dell'indice, la stage division e la rule prediction prevedono l'utilizzo, ciascuna di queste fasi, o di algoritmi di machine learning, o di model based, oppure di physics model based. Cioè sono queste tre le varianti che si possono applicare. Quindi non è solo machine learning in questo caso. Dopo questa attenta analisi dello stato dell'arte, ovviamente dobbiamo approcciarci al processo. Cos'è il processo di high pressure die casting, quindi il die casting? Sostanzialmente io lo vedo come un grosso siringone, è una macchina molto grande, ma c'è una camera dove viene inserito del metallo fuso, abbiamo un pistone che viene movimentato da questo gruppo, e sostanzialmente quello che ad alte pressioni viene spinto all'interno dello stampo
e poi viene aperto e abbiamo il nostro pezzo. Quali sono i vantaggi di questo processo? È che abbiamo ci possiamo produrre tantissimi pezzi anche a delle altissime velocità e soprattutto hanno un'alta precisione, anche una struttura superficiale molto precisa e anche un'ottima uniformità delle proprietà meccaniche. Questo processo viene utilizzato in tantissime applicazioni, dai componenti più piccoli, per esempio la stampaggio della forchetta, abbiamo dei clienti che stampano la forchetta, ad esempio, le forchette, oppure ad esempio dei componenti strutturali che possono andare dall'automotive all'aerospace. E adesso veniamo, la macchina ovviamente che noi costruiamo è formata da diversi gruppi, gruppo chiusura, gruppo basamento, e quello più importante, quello a quale l'azienda chiedeva di applicare questo algoritmo, era il gruppo iniezione. Il gruppo iniezione sostanzialmente è formato, come vi dicevo prima, da diverse valvole, da degli accumulatori che servono sostanzialmente per muovere il pistone, per fare tutti i task dell'iniezione, quindi da un avanzamento lento, un avanzamento molto veloce al ritiro del pistone che serve appunto per aprire la macchina, e così viene ripetuto. È regolato da queste valvole e abbiamo applicato la predictive health management su questo gruppo. Premetto che dopo lo dirò in un'altra slide, l'azienda già registrava all'interno di questa macchina diverse quantità con diversi sensori che sono stati posizionati in posizioni strategiche da chi mi ha preceduto all'interno del gruppo iniezione, e quindi da questi dati che vengono registrati a ciascuna iniezione praticamente abbiamo applicato quello che poi è la predictive health management. Quindi ci sono diverse quantità che vengono registrate a bordo macchina. Qui casca l'asino, perché abbiamo trovato dei problemi inizialmente durante il mio dottorato, perché è un processo pazzo. Se tu vai ad analizzare i dati ancora prima di poter cerchi di interpretare, perché è la prima cosa che fai, cioè tu prima puoi applicare un algoritmo di machine learning andando a scegliere in letteratura, però se non trovi il risultato devi andare a leggere i dati, devi cercare di capirli, e ci siamo accorti che questo processo era un processo che aveva molti frequenti cambi di produzione, cioè nel senso un cliente inserisce dei parametri per il movimento del pistone che sostanzialmente fanno che l'algoritmo di machine learning non riesce ad imparare quello che è il fotte del componente, ma riesce solo a vedere questi cambi di produzione. E quindi molte volte queste informazioni non sono neanche disponibili, perché ci sono dei clienti che sono molto, molto bravi, quindi vanno ad aggiornare manualmente quelle che sono le tabelle di cambio ricetta, cambio... E quindi abbiamo creato quello che è un algoritmo che è completamente abbiamo creato questo algoritmo. Quindi sostanzialmente quello che abbiamo fatto è stato quello di andare a capire, siamo andati a fare delle interviste a degli esperti all'interno dell'azienda, perché sostanzialmente mi sono accorto che quando andavo dal maintenance service team dell'azienda, loro sapevano leggere queste quantità e sapevano dirmi sostanzialmente qual era il trend di quella quantità che si andava quella quantità sentava il trend della quantità che portava al fondo di quel componente. Quindi cos'è che ho fatto banalmente? Ho fatto delle interviste a questi esperti, praticamente ho trasformato la loro conoscenza, che è proprio parole, in numeri, e quindi questi qua li abbiamo chiamati coefficienti, sono praticamente dei pesi. Banalmente com'è che funziona l'algoritmo? Abbiamo questi dati a bordo macchina, ho trasformato queste matrici pesi, le ho combinate e da una base comune ho ottenuto per ciascun componente di cui siamo chiamati matrice peso, e la combinazione di questi ci dà questo score index per le differenti parti. E quindi quello che siamo andati ad ottenere sostanzialmente è che con una matrice peso con la stessa base dei dati siamo riusciti a costruire uno score index per le diverse parti. L'algoritmo funziona in questo modo. Il processo è formato da diverse fasi. A ciascuna fase è associata un coefficiente. Io vado ad estrarre delle feature tecniche che sono basate su interpolazione, le vado a combinare e ottengo per ciascuna matrice peso di ciascun componente uno score index. Vado molto veloce, abbiamo anche un self-adaptive train per superare quel problema che abbiamo visto in precedenza, e quindi quando io ho una produzione che quindi per me corrisponde a un cambio ricetta della macchina, vado a fare un training del sistema e vado a calcolare lo score index
basato su questo training, che però non posso dire che è veritiero per l'azienda. Però dopo, quando ho raggiunto una base stabile, vado a fare la predizione. Quando ho raggiunto un nuovo cambio di produzione, vado a fare la stessa identica cosa. E quello che ottengo alla fine è una predizione continua. Questo cosa mi serve? Mi serve per livellare quello che è il cambio di produzione, quindi far sì che l'algoritmo dimentichi quello che è il cambio di produzione, quindi mi riporto su una stessa base. Rimorso un caso studio che abbiamo avuto. Andiamo più avanti. Ok. sostanzialmente quello che abbiamo è che avevo una configurazione. Oddio, andiamo troppo avanti. Molto velocemente, questo componente, questo è un dataset di un componente che aveva una configurazione idraulica che non era corretta, cioè nel senso la produzione era molto particolare, questo componente non funzionava non correttamente. Quello che abbiamo fatto è ad applicare il nostro algoritmo con la matrice peso di questo componente e se siamo resi conto che tutta la produzione funziona correttamente, sostanzialmente abbiamo ottenuto uno score index che sulla media di 0,2, però nei casi in cui il cliente ci diceva che c'erano delle anomalie, sostanzialmente l'LT index si avvicinava a quella che era la soglia che abbiamo prefissato. Niente, considerazioni molto veloci, questo algoritmo è molto flessibile, cioè nel senso che si adatta ad ogni produzione, è modulare perché può essere esteso ad altre tipologie di gruppi della macchina, è in grado di predire instabilità e i fault di un componente, cioè in grado di predire anche i fault dei componenti e anche delle non corrette configurazioni. Abbiamo ottenuto dei casi anche dove siamo riusciti a ricavare anche delle held stages. Qua non l'ho potuto inserire perché sostanzialmente questo diventerà un prodotto e siamo in fase di brevetto e quindi non ho potuto mostrare le altre casistiche, ma ci sono casistiche molto interessanti dove quello che abbiamo mostrato in precedenza siamo riusciti a ricavare la healthy stage e le differenti fasi fino alla fatal fault del componente definita dal cliente. Niente, con Norican Digital praticamente faremo lo storage di questi score index in cloud e quello che applicheremo saranno degli algoritmi di intelligenza artificiale per andare a determinare quella che è la rule secondo quello schema che vedete lì. E basta. Quindi questo era quello il futuro, ma... Molto interessante, come dicevo, sicuramente apre tante altre possibilità di applicazioni. Se c'è velocemente una domanda, una curiosità, vogliamo stare nei tempi, quindi ho fatto un po' di premura e non ha potuto magari raccontare nel dettaglio, però se ci fosse una curiosità da parte della platea, se no vabbè dai, un minuto, racconta di quello che è il futuro, l'ultimo, okay, perché hai parlato, quindi giusto allora, per chiudere. Sostanzialmente con il nostro partner Norican Digital e un partner sudafricano che si chiama DataProfit, che è uno software house, e quello che vogliamo fare sono questi, per noi questa qua è la Bibbia di quello che dovrebbe essere la raccolta dati, collezionare, visualizzare, analizzare e intervenire. Diciamo che il nostro processo adesso è quello, si è ampliato un più ampio progetto dove tutti i dati che prendiamo dalla macchina non verranno solo applicati in termini di manutenzione predittiva, ma l'idea è quella della slide precedente che vi ho fatto vedere, è costruire una piattaforma cloud con tutti i predictive di tutti i topic che abbiamo visto. Grazie Luca, grazie ancora. Grazie. Grazie. L'università, il professor Matteo Lancini, è professore di riferimento per il dipartimento e per il dottorato per queste ricerche. Sono sicura che possano avere tante altre applicazioni. Benissimo, adesso invitiamo la prossima. Monica Rani, anche Monica è uno studente straniero, quindi ci parlerà in inglese. Il tema è un pochino differente, seppure non è proprio legato alla meccanica, ma ai materiali, penso che sia di grande interesse anche come cittadini, qualche informazione. Ci parla del microplastiche, infatti il tutor... Monica era la professoressa Federici, che è in aula, quindi comunque questi sono i temi. Prego, Monica. Ok, professor. You have your presentation? The correct one. Yes, and okay. This is very easy. Is there a pointer in it?
Yes, a pointer. You can spot here, so everybody can see you from home. Okay. Good morning, everyone. As introduced, I'm Monica Nani, working under the supervision of Professor Dipendra and Dr. There's a voice, don't be afraid. Okay, I was too loud. No, the voice. Okay. So again, good morning, everyone. I'm Monica Nani, working under the supervision of Professor Dipendra and Dr. Stefania Federici on one of the biggest problems on our earth in the form of very small particles, that is microplastics. So the presentation is divided into four parts, the general introductions around state of carbon plastic waste using microwave. And the third part is the groundwork where we produce microplastics with three different techniques and we analyze the shape of the microplastics. And the fourth is the proof of concept studies in which we mix the microplastics and study further with the microwave. So we'll start with the general introduction here. In this room, I think everybody is familiar with it, some plastic pollution, but there are some facts that we still do not know about it. The plastic pollution is like an iceberg, a little but there are many facts not unfolded yet, and the research every day, they're coming with the new facts. For example, 91% of the plastic has not been recycled yet. Number two, plastic takes 500 years to degrade, which means the first ever plastic that was synthesized is still present on this earth. Number three, when we go to the beaches, we only see plastic on the surface of the ocean, but it is not confined to the surface of the ocean, but it is present deep inside inside the ocean. And the plastic is being eaten by the aquatic animals. And this brings us to the second part of the plastic burst, that is the microplastics. So the term microplastics was introduced in 2004, but with no standard size definition. So for 16 years, until 2020, the researchers were only working with non-standard size definition with upper size limit is 5 millimeters and there is no lower size limit. So there are until now, until this very moment, there are no standardized protocols to measure or analyze or extract plastic. It was only in 2020 that plastics were defined by ISO as any solid plastic particle insoluble in water with any dimension between 1 micron and 1000 micron. So now we have just one defined protocol, that is the size range. So now when we talk about the types of microplastics, we have two types of microplastics. The first one is the primary microplastic, which are intentionally produced in the industries for use in our cosmetic products or the cleaning products in the technology. And the second part is the secondary microplastics, which are formed when we throw the microplastic litter in the environment, and they're fragmented because of the forces of the nature, such as the current in the oceans. But why is it important to study these small particles? So this brings us to the environmental risk. As I told you that we have sent the aquatic animals are feeding on them, and we have managed to send these small particles from highest speeds to the deepest points in oceans explored. And this is the study, just like it was published, that plastics have been found in the human blood for the first time, but we do not have to worry about it a lot because they have been just found, no toxicities have been proven yet. So now we have to characterize the microplastics. Why are we just trying to identify microplastics in these seven classes that IURC has defined in PET, PP, PVC, or polymer? For example, when you take a water bottle and you see there is a triangle and there is a number to it, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That number has a meaning. You see, international design code. And so there are two reasons that we have to characterize plastics. Number one is that I mentioned that there are no standard protocols to define it, and the microplastic research is still in the infant stage. And to be investigated in a maturity stage, we have to identify and nominate the microplastic particles. The second reason is that there are so many pollutants like microplastics itself. So to be sure that we are only studying microplastics, we have to characterize them. Now there are in the market to characterize microplastic. For example, Raman, these two comes under vibrational spectroscopic techniques, which are most preferred, the TGA, the mass spectroscopy, and the thermal desorption techniques. But we have done a bibliometric analysis of the literature of the vibrational spectroscopy techniques, and if you see this quadrant number 4, this is the emerging or the declining themes. It is true that near infrared technology has been used in the plastic sorting technology since the 1970s, microplastics were begin analyzing with the near infrared spectroscopy. So we have used near infrared technology combined with miniature particle spectrometers for microneedles to in our work. Which brings us to the experimental part of this study, the first work, analysis of the commingled plastic waste to build a microneedle spectral library.
So in this work, we have collected, 250 samples from a recycling plant in Bergamo and sorted them in NYRC coding, ethylene terephthalate, HDP, LDP, PP, PS, and PVC. So what we did is there was no washing of the plastics and they were analyzed as we got it from the recycling plant. And we analyzed it through the handheld Micro-NEAS spectrometer called Micro-NEAS. So more than 1,000 spectra were collected. And the data was analyzed through pluviometrical session with principal component analysis. So these are the results of the first phase. This first picture shows the representative NEAS spectra of the five classes, and these are very well differentiated. Now, to differentiate among the different classes, we use the chemometric tool called principal component analysis. As you see here, it is a very powerful chemometric tool for analyzing the data structure. And as we can see here, in simple layman terms, if I tell you, we can analyze patterns or differentiate between different types of plastics in our data set. And as we can see here, there are five different types of classes have been formed, which means that we were able to identify different kind of plastics with the instrument that we have used, and we were able to create a Micro-NEAS spectra library. Because when we use the reference libraries from other industries, they are not, they are only made with virgin polymers. So it is important to have the library that is made of the commingled plastic waste. And in the third part, as we go to the real line location, nobody is going to give us the clear samples. They're going to wash the samples. So we also wanted to test if our instrument or the method we have chosen is able to differentiate, is able to identify the dirt or not. So as we can see here in this third picture, NEAS spectra of the 25 samples of these 24 samples, sorry, we can see there is only change in the band intensity, but not in the band position. This means that there was no effect of color and dirt on the NEAS spectra. Now, furthermore, we also wanted to explore the differentiation between LDP, low density polyethylene, and high density polyethylene. Because there is a difference in the branching, and when we are going to recycle them, we have to recycle them separately. We cannot recycle them in the one class. So we also wanted to test if our chemometric tool or if the model that was built in Kim particular technology laboratory is able to differentiate between the two classes. As you see here, this is the result from the previous slide, and this is the cluster of the polyethylene class only. And we limited the class PCA to polyethylene class, and we see that there are two different groups indicating that we were able to identify high density polyethylene and low density polyethylene. So this brings us to the conclusion of the first part. So with no sample pre-treatment required for acquiring the NEAS spectra, number two, there was no effect of dirt and contamination on the NEAS spectra. Reduced cost in the spectra within 3 seconds is acquired with Micro-NEAS spectrometer. There was robust database prediction, as we also saw that there was differentiation between high density polyethylene and low density polyethylene. So there was real-time analysis, because we can take the instrument, take our model to a real-time location, and we can analyze the spectra with our model. So this brings us to the second phase of this work, that is the microplastics. The groundwork from macroplastics to microplastic, as I told, there we have studied three different kinds of sedimentation techniques here. So the three techniques were ultracentrifugation mill, vibratory mill, and immersion blender. All the fragmentation was done in the cryogenic conditions. And the polymers that we chose were polyethylene class and polystyrene and polypropylene. Reason being that these are the most common type of plastic litter that is found in the environment. So we have, until now, we have only made the optical analysis and the FTIR analysis. This work was done because, as I mentioned earlier, that there is no standard or reference material to compare our results with, and to proceed further to accelerate our research, we have to have reference materials. So it was interesting to see that from a single parent particle, there were different kind of shapes obtained with different kind of as we can see here with this ultra centrifugation mill sample, the samples are much more smoother. And if you see here, the ball mill samples, there was some porosity induced. So we can use these materials as the reference materials fragment in our laboratory. And the environmental significance is that on the sea shores, and we can see if the small edges are smooth, that means that the plastic has been in the environment for a longer time. And if the cracks are not smooth, the plastic has just entered the environment. So with this method and with this technique, we can analyze and we can accelerate and we can make the reference test materials for our samples. The second point is that we wanted to say that if we are inducing any kind of change into the samples that we have fragmented, so for the three samples, polypropylene, polystyrene, and low density polyethylene,
we could not see any change in the FTIR band position or the band spectra, but there was a change in the band here. There was spectral peaks at 1098 and wave number and 1023. And these correspond to the CO stress, which is available in the esters. But in the structure of high-density polyethylene, there is no such present, only CH2 line is present. So we came to the conclusion that these are the peaks that are of the additives, because these are not the pure materials or the virgin materials that we use, but the additives. So when we fragmented them using the three techniques, the additives got separated from the high-density polyethylene. Now, what is the use of making these reference materials? So we have done here proof of concept studies in two phases, that is the ternary plot and the quaternary plot. So in this ternary plot, what we did, we tried to make a composite, mix three types of plastic that are most prevalent in the environment. Polyethylene, polypropylene, and polystyrene, and we made 63 compositions, and 42 were for training the data, for training the model, and 21 for testing the model. So the results are, these are the microne results. As we can see here, when we took the spectra of polyethylene, polypropylene, and polystyrene in a separated part, they have their own distinct bands. But when we made together the spectra, we have a new type of spectra here, the ternary spectra, which had bands to all the types of the polymers. Now, this is the score plot of the principal component analysis performed on 210 spectras on the training set. Now, the main significant result is that, okay, we can see a ternary plot being here made. So the main significant is the reflection of the ternary plan in the score plot. The samples are distributed inside the triangle whose borders present the binary mixture, and the inner ones are the ternary mixture, which is the reflection of this ternary plot that we made. And we also know how much is present, what is the quantity of the plastic that is present in the sample we have given. So we performed a PLS regression, and we can see that the results are in line with the predicted set and the test set. The results are very much balanced. Now, this is the work in progress. This is the quaternary diagram that we will be also added, because we do not know what kind of sample is given to us. So we are trying to expand our data set and our sample. So we also added polyethylene terephthalate, that is PET class, into the ternary mixture to get the four kinds of plastics in our mixtures. So this was made through Origin Lab, and this is still work in progress. So we also have this first result. This is the knee spectra comparison. This is the quaternary knee spectra, which has peaks from all the types of polymers that we tested. And these are the initial results of the principal component analysis and the results of the PLS calibration model. They're still working on some glitches in this one, because we are trying to correct them. And which brings us to the conclusion of this presentation. All the three weeks we used into 15 minutes. And with the help of this beautiful team, Dr. Stefania, Professor DePero, Claudia is not here. And of course, my colleagues are present here. Thank you for everything for these 3 years. Thank you very much. You went fast. So I think you have very good English, but it was very fast. It was very good exercise for everybody. Okay, so maybe some curiosities about this topic that is always in the newspapers. I mean, was then yeah. We have a coronavirus and yes, we have the war. Niente, è una delle certamente è una delle problematiche attuali. Quindi non so se c'è qualche curiosità, o altrimenti questo che dice si trova sempre disponibile. Questo è un progetto che comprende tutte le nazioni in Europa che vivono preoccupazione del nostro mare Mediterraneo conciato veramente male, anche i laghi, come sappiamo, infine. Quindi diciamo, sono studi importanti per capire la dimensione del problema. Grazie Monica. Ok, il prossimo è Andrea. Andrea,
relatore è il professor Solazzi. Eccolo qui, riferimento per la che verrà esposta. Solazzi, prego. Ma qua per... Quando mi vedi in piedi vuol dire okay. Che mancano 3 minuti. Ma qua per cambiare... Ah, ok, no. Grazie. Sì, sì. Ho però andare avanti un minuto. Aspetta, perché... come ti chiami tu? Andrea Buffoli. Ah, grazie, l'abbiamo già caricata. Io proprio che avevo cambiato una slide. Ah, ok. Grazie, quella è l'unica. Questa? Sì. Okay. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Andrea Buffoli, il mio tutor è il professor Luigi Solazzi e il mio tema di ricerca sostanzialmente si basa sullo studio e sull'implementazione di materiali innovativi per la realizzazione di cilindri aerodinamici e per anche altri componenti strutturali più in generale. In particolare, questi 3 anni circa, durante il primo anno si sono raccolti appunto dei dati relativi ad un cilindro aerodinamico già esistente per poi proseguire con un primo dimensionamento dello stesso e per poi andare a capire quale tecnologia di produzione fosse la migliore per riuscire appunto a produrre questi tipi di componenti. Durante il secondo anno si è scelto di andare ad individuare quali tra tutte le variabili geometriche di un cilindro aerodinamico influisce di più sulla sua massa per poi andare appunto a progettare questa con materiale innovativo e poi si è passati ad una fase di studio relativa ad una macchina e ad una strumentazione diciamo che permettesse di andare a simulare l'usura delle componenti interne del cilindro aerodinamico durante il suo esercizio. Durante il terzo anno invece si è appunto portata avanti questa campagna di prove sperimentali, dopodiché si è deciso di passare ad uno studio basato sulla fatica ciclica che questi cilindri subiscono durante la loro fase di lavoro. Ed infine si è deciso di ampliare, diciamo, questo studio anche su altri organi e componenti meccanici strutturali. Questo è il cilindro che è stato studiato durante il primo anno, un cilindro aerodinamico sostanzialmente è un componente meccanico che permette di movimentare dei corpi utilizzando la forza data dalla pressione di un liquido, in questo caso particolare l'olio, ed in questo specifico caso il cilindro è un cilindro telescopico montato sostanzialmente su gli autocarri che hanno un cassone ribaltabile. Quindi quello che si è dovuto fare inizialmente per poter progettare questo tipo di cilindro è stato raccogliere i dati in termini di geometrie, di lunghezza e soprattutto anche di forze in gioco necessarie per avere il ribaltamento del cassone chiaramente pieno. Fatto questo, si sono scelti appunto i materiali per poter progettare questo tipo di cilindro in modo da poter fare una comparazione. Sono stati utilizzati i classici materiali metallici, un classico acciaio, dopodiché è stato utilizzato anche una lega d'alluminio in modo da avere una prima riduzione di massa per poi passare alla scelta di un materiale innovativo per eccellenza che è il materiale composito formato da una matrice in resina epossidica e dalle fibre di carbonio. Voi dovete immaginare materiali compositi come appunto un insieme di più materiali che hanno proprietà diverse. C'è questa matrice che fa da legante sulla parte diciamo veramente strutturale che fa da tenuta che sono delle fibre e in questo caso appunto la matrice è in resina epossidica e le fibre sono in fibra di carbonio. Fatto questo si è appunto andato a progettare il componente utilizzando delle specifiche teorie. Qua a sinistra vediamo le teorie utilizzate per i materiali metallici mentre a destra vediamo la teoria utilizzata per il materiale composito. Qui in basso potete vedere che c'è un angolo ottico perché la teoria utilizzata per progettare sostanzialmente gli sfili okay, di questo cilindro aerodinamico è una tecnologia che si basa sostanzialmente sull'avvolgimento di queste fibre preimpregnate nella loro matrice e quindi
chiaramente queste fibre devono avere un avvolgimento che sia in grado di resistere agli sforzi ai quali il cilindro è sottoposto, e l'angolo ottimo in questo caso specifico per appunto far resistere il nostro cilindro a queste pressioni è stato trovato 54,7 gradi in più e in meno, di più o meno 54,7. Fatto ciò, come potete vedere nell'immagine ci sono sostanzialmente 6 sfili, ok, e 2 snodi all'inizio e alla fine di questo cilindro, e sono stati dimensionati, appunto, come ho detto, tutti questi componenti per i diversi materiali, partendo quindi dagli acciai, passando alla viga d'alluminio e passando al materiale composito. Tutto questo applicando una teoria. Dopodiché è stato scelto di passare appunto ad una trattazione numerica. Qui vedete gli stress e gli spostamenti, queste sono state analisi FEM fatte appunto con specifici software, e c'è da prestare particolare attenzione alle dimensioni, perché questo in alto che vedete è il cilindro progettato con i classici materiali metallici, questo più in basso invece è il cilindro progettato con i materiali innovativi. Come potete vedere le dimensioni si sono molto ridotte, e questo ci servirà poi per capire un concetto estremamente importante poi. È stata necessaria anche fare un'analisi appunto a carico di punta, perché avendo una geometria snella c'era il rischio appunto di inflessione, e dopodiché si è andata a fare insomma la comparazione in termini di massa. Come potete vedere in acciaio si passa da un peso che siamo intorno ai circa 550 kg, mentre in composito siamo intorno ai 20 kg con una riduzione del peso del 96%. Però chiaramente l'acciaio costa molto di meno rispetto, no, chiaramente no, ve lo dico io, l'acciaio costa molto di meno rispetto al materiale composto, come potete vedere il delta di prezzo è molto elevato. Però avendo una geometria più piccola al cilindro in composito consente di avere un sistema che lo governa molto inferiore in termini di taglia, in termini di ingombro. Questo cosa implica? Che il costo totale del sistema idraulico più il cilindro in composito mi costa sui €1000. Questo cilindro, ok, fatto in materiale invece classico come può essere un acciaio, mi costa sui 6.000. Quindi oltre ad avere una riduzione del 90%, noi abbiamo una riduzione di costi che è di circa del 50%. Durante il secondo anno invece, proprio in virtù del fatto che questi comunque sono materiali un po' costosi, si è scelto di andare a indagare dicendo qual è la variabile che influisce di più sulla massa di questi cilindri. Così se proprio uno vuole investire dice investo solo su quella variabile, il resto lo tengo prima, però guadagno comunque qualcosa in massa. Quindi si è scelto di fare questo tipo di discorso su un cilindro chiaramente un po' più piccolo, perché almeno la trattazione era più semplificata, in particolare sul cilindro chiamato Hahn Cylinder nella figura di a destra di un escavatore. Anche in questo caso sono state adottate delle teorie apposite per dimensionare ogni singola componente del cilindro, ok? In particolare qua sono state verificate e dimensionate anche le bullonature e il sistema di giunzione tramite saldatura, e qui si è scelto appunto di fare uno studio su due materiali isotopi come potevano essere appunto il classico acciaio strutturale e l'alluminio. Fatto questo si sono dimensionate tutte le variabili, qui potete vedere elencata la lista delle variabili geometriche e qui le dimensioni che si sono ottenute. Anche in questo caso diciamo ci si è appoggiati sulla conferma, sulla validazione dei risultati in termini numerici, sia per l'alluminio che per l'acciaio. Anche in questo caso è stata fatta una verifica a carico di punta del solo stelo, perché chiaramente è un, come si può dire, è un elemento geometrico di geometria snella ed allungata, quindi è importante fare questo tipo di verifica. Ed infine si sono andate ad esplicitare tutte le variabili geometriche in funzione del volume del cilindro stesso, ok? In modo da andare a vedere quale poi, conoscendo la densità appunto del materiale, tramite il volume, quale di tutte queste variabili influisce di più sul peso. Ho calcolato semplicemente una formula per darvi un'idea comunque anche della complessità del lavoro che è stato fatto, ed infine si è visto che sia nel caso dell'alluminio sia nel caso dell'acciaio la variabile che influisce di più sul peso di questi componenti è la camicia, indicata con SCC, banalmente spessore camicia. Dopodiché nel terzo anno, come ho detto, si è deciso di andare a studiare il comportamento di questi cilindri in termini di sforzo ciclico a fatica. Perché durante la loro fase di lavoro continuano a subire una fase di pressurizzazione, no? Quindi è importante fare diciamo un tipo di considerazione più realistica possibile. Per fare questo tipo di trattazione si è partiti da delle curve
in cui abbiamo sull'asse delle ordinate lo sforzo, sull'asse delle ascisse il numero di cicli, del materiale composito, sono curve presenti in letteratura, e anche qui utilizzando apposite teorie si andava a verificare che effettivamente il cilindro progettato resistesse, e effettivamente resisteva, perché come potete vedere si è andato a calcolare che cosa, i coefficienti di sicurezza, cioè di quanto noi siamo a favore di sicurezza in questa applicazione, e eta a fatica, come potete vedere, è 1,37, quindi per il materiale composito, quindi siamo verificati per appunto circa un 37%. Anche in questo caso è stato necessario convalidare i risultati appunto andando, scusate, ad individuare la percentuale del danno, e come potete vedere la camicia, quindi che è sostanzialmente quel tubo esterno al mio cilindro che ospita lo stelo, è il componente più sollecitato con lo 0,1% di danno. Poi si è passati alla caratterizzazione appunto del sperimentale. Cos'è che è stato fatto? Sostanzialmente noi abbiamo voluto vedere cosa succedeva a questi anelli elastici che sono montati sul cilindro, sul pistone, scusate, quando andavano a sfregare addosso, quando andavano a sfregare contro un materiale che non era il classico acciaio, ma che è un materiale composito. Si è partiti da una modellazione con appunto un software CAD per poi passare alla realizzazione vera e propria, che vedete lì nell'immagine, e il risultato appunto dell'usura è mostrato qui, come potete vedere, questi O-ring, questi anelli elastici che hanno il compito di fare la tenuta del fluido vettore che è l'olio, si sono usurati. Per ovviare a questo, però, ci sono dei rivestimenti particolari fatti apposta sui materiali compositi, in modo che si danneggi di meno sia la camicia stessa fatta in materiale composito, ma anche l'O-ring. Consistono in un rivestimento di circa un micron di spessore, con una temperatura massima di 600 gradi. Questo è molto importante, perché con pressioni elevate si arriva anche a temperature elevate, quindi è importante che questo rivestimento resista anche a 650 gradi, e soprattutto l'intera operazione viene effettuata a temperatura ambiente. Questo cosa implica? Implica il fatto che sul materiale che viene interessato dal rivestimento non ci sono stress termici, e quindi questo è un grosso vantaggio. Infine, come anticipato precedentemente, si è voluto ampliare questo discorso ad altri componenti strutturali meccanici. Ci siamo detti, perché oltre ai cilindri non dobbiamo effettuare questo approccio anche sui bracci degli escavatori, ed effettivamente quello che abbiamo ottenuto è stata sostanzialmente uno studio basato sul braccio indicato con boom e sul braccio indicato con stick, ottenendo delle geometrie che sono indicate nella figura A e nella figura B. Come potete vedere, non è la classica geometria del braccio degli escavatori, se ne avete ancora visto qualcuno, ma sono geometrie asimmetriche, che sono strettamente legate anche in questo caso alla possibilità di poter produrre poi questo componente, ok? E quindi si è poi verificato chiaramente in termini statici, in termini di fatica, questa nuova geometria. In ultimo si è voluto provare ad affrontare anche un nuovo studio relativo in questo caso al telaio di un camion, anche qui sempre per limiti, se così li vogliamo definire, produttivi. Si è passato di una scelta di geometria differente. Comunque, in entrambi i casi, quello che si è riusciti ad ottenere è una riduzione del peso notevole, perché, come potete vedere, nel telaio del camion abbiamo un risparmio del 70% e nei bracci degli escavatori rispettivamente di 61% e 65,4%. Che la riduzione in peso non è che deve essere, dal mio punto di vista, interpretata come ok, pesa di meno, è finita lì. È una, va interpretata anche in termini di rispetto ambientale, perché chiaramente pesando di meno, ok, installati soprattutto componenti su macchine industriali, come avete potuto vedere, c'è anche una notevole riduzione delle emissioni di CO2 nell'ambiente. Con questo io ho concluso, qui ci sono alcune mie pubblicazioni e qui alcune conferenze a cui ho partecipato con il professor Solazzi, e se avete qualsiasi domanda io sono qua. Grazie. Grazie. Sì. È possibile saperlo il rivestimento che avete utilizzato per la resistenza?
Allora, il rivestimento che abbiamo utilizzato, a dire la verità, deve essere ancora effettuato, però abbiamo, ecco, è un'azienda di Milano che ce l'ha fatto, che ci ha dato la possibilità di fare questo tipo di rivestimento, però diciamo si è riservata in termini di dettaglio quello che andrà a fare, perché ha detto che sono, diciamo, dei segreti in termini aziendali, fino a quando, diciamo, non ci sarà questo accordo che stiamo ancora concordando. Non abbiamo informazioni a riguardo. Quello che sono riuscito ad ottenere è quello in termini di durezza superficiale e in termini di temperatura massima di esercizio. Di più non siamo ancora riusciti ad ottenere. Potrebbe dire qual è la durezza? La durezza è, sembra, 750 Vickers. No, 550 Vickers. Prego. Altre domande, curiosità? Bene, allora, ti ringraziamo ancora. Grazie. Il relatore è il professor Donati Legnani, che non è presente, ma professore presente. Sì. Anche dalle pedirati, quindi sì. Roberto ti racconterà. Questo qui. Qui qualcosa sulla modellizzazione dinamica. Sì. Arriviamo subito. Quando non salvata, l'ho inviato, buongiorno a tutti, io sono Roberto Pagani e ho concluso il mio percorso di dottorato settimana scorsa proprio. E in questi anni, diciamo, ho lavorato su delle procedure sperimentali innovative e dei modelli dinamici per i robot industriali. Il relatore, appunto, è il professor Giovanni Legnani. Allora, volevo partire con la definizione di robot data da Robot Institute of America, che è appunto manipolatore multifunzionale riprogrammabile, progettato per muovere materiali, parti, positivi, eccetera, attraverso vari movimenti programmati per l'esecuzione dei compiti. La robotica è quindi quella branca dell'ingegneria e del computer science che si occupa appunto della progettazione, dello sviluppo e dell'utilizzo di robot. Viene definita una scienza interdisciplinare perché studia appunto il sistema meccanico, il sistema sensoriale e il sistema di controllo, quindi comprende, diciamo, la definizione di robot a tutto tondo. Oggi la robotica viene suddivisa, diciamo, in due categorie: la robotica avanzata, che, diciamo, cioè, se ne parla maggiormente ultimamente, che riguarda appunto l'utilizzo di robot per applicazioni particolari, compiti complessi, ambienti ostili, robotica mobile, oppure l'implementazione appunto di intelligenza artificiale all'interno dei robot, e quella, diciamo, più classica, una tecnologia molto matura, che è appunto la robotica industriale, che prevede principalmente, diciamo, l'utilizzo di manipolatori antropomorfi. Ed è qui dove, diciamo, ho fatto la mia esperienza di ricerca. L'attività è nata appunto dalla collaborazione con un'azienda cinese, la Effort Intelligent Equipment, che nell'ultimo periodo ha deciso di espandersi appunto in Italia, attivando delle collaborazioni con alcune università e acquistando alcune aziende italiane come la Robox, che è Motion Control, che è appunto un'azienda che si occupa dello sviluppo dei controllori dei robot, e la Evolut, che è qui nel Bresciano, che si occupa dell'assemblaggio di celle robotizzate. In questa attività, diciamo, ci siamo occupati di studiare appunto il modello dinamico di un manipolatore industriale, nello specifico di quello che vedete in figura, che è un manipolatore antropomorfo a 6 gradi di libertà, relativamente piccolo, 27 kg per 3 kg di payload, e soprattutto ci siamo occupati di cercare di capire e studiare come varia l'attrito all'interno dei giunti, in funzione soprattutto della temperatura di esercizio. Il motivo di questo, appunto, perché nella robotica l'attrito può creare
svariati problemi relativi appunto al controllo di movimento, come errori sull'inseguimento delle traiettorie oppure di dinamiche, instabilità dinamiche in generale. Il modello dinamico di un robot può essere descritto, diciamo, dall'equazione che avete in figura, dove la coppia erogata da ognuno dei giunti può essere stimata o comunque calcolata conoscendo appunto le componenti di inerzia, la matrice delle forze centrifughe di Coriolis, componente gravitazionale, appunto l'attrito e eventuali forze esterne che agiscono sul manipolatore. Andando a focalizzarci, diciamo, maggiormente sull'attrito, quello che abbiamo fatto in questi anni, può essere descritto in svariati modi, però diciamo quello che abbiamo visto che funziona, diciamo, che abbiamo utilizzato la maggiore, è questa forma polinomiale, dove appunto viene descritto come varia la componente, quindi la coppia d'attrito esercitata sul manipolatore funziona la velocità. Il problema di questa equazione è che appunto descrive l'andamento di questa coppia solo in funzione della velocità, ma sperimentalmente si è notato come effettivamente la coppia d'attrito cambi in funzione della temperatura. Infatti in questa figura vedete come con la stessa movimentazione, quindi a stessa velocità, semplicemente da robot caldo a robot freddo, cambia drasticamente la coppia erogata su ogni giunto. Ci siamo focalizzati quindi sullo studio di questa componente. Per farlo è stata effettuata una procedura, diciamo, sono state create degli esperimenti ad hoc, dove abbiamo movimentato il robot per ognuno dei giunti singolarmente, abbiamo cercato di eliminare le componenti inerziali di gravità, abbiamo delle sezioni di queste traiettorie, che ovviamente la traiettoria è fatta eseguire dal robot a velocità costante, e in più le traiettorie sono state pensate per essere brevi, in modo da assumere che durante l'esecuzione la temperatura interna del robot non si scaldasse ulteriormente. Come si può vedere, adesso vi descriverò come è stato il processo, diciamo, dell'esperimento, però da robot caldo a robot freddo la coppia erogata cambia drasticamente per valori che arrivano anche al 50-100% di meno. Quindi la procedura sperimentale è stata effettuata attraverso, diciamo, ROS, quindi è stato sviluppato un driver ROS Induster per permettere la procedura di invio traiettoria e raccolta dati. Perché ROS? Perché appunto l'obiettivo è stato quello di standardizzare il processo maggiormente possibile e quindi non vincolarci semplicemente al linguaggio del manipolatore utilizzato, ma renderlo il più standard possibile. E praticamente la procedura consiste a partire da robot freddo, viene eseguito una traiettoria di riscaldamento, che è essenzialmente semplicemente una movimentazione a massima velocità su ogni giunto. Successivamente viene eseguita la traiettoria di test, raccolti i dati, poi viene di nuovo eseguita la movimentazione per riscaldare, raccolta dati ogni circa 2 minuti in modo tale da avere un andamento dello sferico della coppia erogata dal robot. I primi risultati ottenuti ci hanno mostrato come appunto l'andamento della coppia vincolata solo al trito, quindi a quale vengono tolte tutte le altre componenti, decresca con l'aumento della temperatura. E come vedete in questo grafico, l'andamento di questa coppia, diciamo, può essere descritto in maniera abbastanza buona da un esponenziale, mentre nell'altro grafico vedete come la temperatura interna, che ovviamente non viene misurata dal robot, ma viene misurata diciamo aggiungendo delle termocoppie all'interno della cover, che è un reattore di plastica, per vedere più o meno l'andamento, ovviamente non è quello del giunto, ma diciamo molto vicino alla trasmissione, si innalza drasticamente, teoricamente solo per effetto dell'attrito, quindi del fatto che il robot muovendosi per attrito genera calore. Per studiare questo modello è stato effettuato il bilancio termico del giunto, quindi la differenza, diciamo, tra la potenza in ingresso e in uscita, vengono effettuati dei calcoli per la quale alla fine arriviamo a trovare un'equazione differenziale, la cui soluzione è esponenziale, che appunto andiamo a stimare appunto come si innalza la temperatura all'interno del giunto, e di conseguenza, sapendo che la temperatura è legata alla coppia da una correlazione lineare, riusciamo a ricavare appunto l'andamento della coppia d'attrito. Questo modello, diciamo, è utile per capire il fenomeno generale, però nonostante fosse stato già utilizzato in letteratura su altri robot, ad esempio dei robot come AU, sui robot che abbiamo utilizzato noi qui in università non andava bene, quindi abbiamo dovuto realizzare un altro modello un po' più complesso
che essenzialmente si tratta di un sistema di equazioni differenziali di primo ordine che è caratterizzato appunto dall'avere due stati, quindi due temperature, due coefficienti termici, due coefficienti di scambio termico, eccetera. Per effettuare le prove su ogni giunta sono stati eseguiti diversi test, abbiamo raccolto numerosi dati a diverse potenze di ingresso, che chiamiamo duty cycle, quindi abbiamo visto come immettendo potenze diverse appunto il robot si scalda in maniera diversa e quindi eroga più o meno coppia durante l'andamento delle prove. E poi abbiamo i dati, sono quelli che vedete diciamo così dai pallini, e poi la risoluzione del modello matematico che abbiamo realizzato è la linea e siamo riusciti diciamo a fittare, quindi a stimare con una buona approssimazione come appunto varia la coordinata all'interno dei giunti con l'innalzamento della temperatura. Qui facciamo vedere come appunto utilizzando un modello di questo tipo migliora la stima della coppia rispetto a un modello del primo ordine invece che del secondo ordine. Infatti vedete che anche a livello di errori percentuali sulla coppia stimata abbiamo raggiunto diciamo dei buoni gradi di accuratezza. E lo stesso ragionamento abbiamo fatto anche durante il raffreddamento, quindi partendo già dal robot caldo, quindi dopo diverse ore di operatività del robot, abbiamo effettuato le prove di test, quindi raccolta dati, ogni circa 5 minuti da robot fermo, in modo da lasciare che la macchina si raffreddasse. In questo caso però, essendo che ovviamente la tempistica è molto maggiore, quindi il robot più o meno in circa 2 ore di attività raggiunge il regime termico, mentre per raffreddarsi ci mette molto di più, l'approssimazione anche con un modello del primo ordine, quindi un solo esponenziale, diciamo è soddisfacente. Successivamente abbiamo fatto uno studio ulteriore, perché nei modelli precedenti abbiamo visto come abbiamo supposto che all'interno del giunto diciamo venga immessa potenza, quindi venga scaldato il giunto solo per effetto dell'attrito, abbiamo cercato di diciamo la potenza che viene generata all'interno del motore elettrico per effetto Joule e per effetto delle correnti parassite. Quindi abbiamo realizzato un modello un po' più complesso, la quale abbiamo utilizzato anche il sensore, quindi anche la termocoppia, messo in una zona nei pressi della trasmissione per avere diciamo, una stima più robusta, e abbiamo visto come anche semplicemente, cioè non muovendo il robot, ma semplicemente accendendo i motori, la temperatura all'interno dei giunti si alza, come vedete nella figura in alto a destra, di circa 10 gradi, e questa differenza di temperatura iniziale fa vedere come, sulla base di alcuni test che abbiamo effettuato, che abbiamo chiamato power on e power off, cioè quindi movimentazione del robot da completamente freddo, quindi la mattina acceso, movimentazione, e robot diciamo già preriscaldato, cioè acceso, andiamo solo i motori ma non lo muoviamo, abbiamo comunque una differenza abbastanza importante sulle movimentazioni iniziali del robot, e quindi abbiamo visto come effettivamente tenere in considerazione anche questo fatto può essere importante in determinati casi. Una volta sviluppati appunto i modelli d'attrito, la cosa utile è stata quella di cercare di avere una procedura completa, quindi non andare a stimare semplicemente la componente d'attrito, ma andare a stimare tutti i parametri del robot come nell'equazione che ho fatto vedere precedentemente. Quindi abbiamo realizzato questa traiettoria, diciamo che è una traiettoria ottima per la ricerca di tutti i parametri inerziali ed attrito, quindi è divisa in tre stadi, diciamo. La prima è la traiettoria di eccitazione, che appunto sulla base della letteratura è una traiettoria che va appunto a eccitare e per poi stimare in maniera corretta tutti i parametri iniziali del robot. Poi c'è la traiettoria d'attrito, dove come potete vedere ogni giunto viene mosso singolarmente per andare a evidenziare solo la componente d'attrito, e poi c'è la traiettoria di riscaldamento, dove ogni giunto viene mosso a massima velocità per diciamo scaldare il robot. Questa traiettoria dura circa 5 minuti e viene ripetuta per circa 2 ore in modo tale da diciamo scaldare il robot e contemporaneamente andare a stimare i parametri inerziali che in teoria in pratica con la temperatura non vengono modificati perché non sono influenzati, mentre quelli d'attrito invece hanno una caratteristica diciamo che come ho fatto vedere prima cioè fanno decrescere la coppia d'attrito con l'innalzamento della temperatura. Questa procedura poi è stata diciamo utilizzata su due robot gemelli, diciamo, che abbiamo qua in università, quindi due robot dello stesso modello, e abbiamo effettuato gli esperimenti 4 volte su ognuno dei modelli,
in realtà anche di più, però diciamo che abbiamo fatto una campagna sperimentale di questo tipo, per studiare appunto la ripetibilità della procedura e fare una comparazione tra i parametri ottenuti sia a livello proprio di parametri che su un robot singolo, avendo quattro test, sia su un robot, diciamo, simili. E abbiamo ottenuto, non ho mostrato tutti i dati, però abbiamo visto che effettivamente la procedura è ripetibile, perché in ognuno dei casi ci ha fornito dei dati essenzialmente molto comparabili, quindi siamo soddisfatti dei risultati ottenuti. E poi, vabbè, ovviamente tutto è stato fatto più o meno alla stessa condizione lavorativa, quindi è stato fatto in circa 8 giorni dove la temperatura ambiente era la stessa e sono state effettuate tutte le prove che vi ho detto prima. Quindi, diciamo, per concludere il modello, noi abbiamo il modello TF che ho chiamato dinamico, però intendo, diciamo, principalmente il modello che dipende di più dall'inerzia del robot, eventuali forze esterne. Abbiamo il modello d'attrito che appunto viene modificato sulla base della stima della temperatura, quindi un modello termico che fa variare appunto la nostra stima dell'attrito. Sommando queste componenti abbiamo la coppia del robot stimata. Il robot ovviamente di suo fornisce la coppia misurata, che o perché ha dei sensori o semplicemente dalla corrente con una conversione. La coppia che non viene spiegata, quindi se la differenza è troppo grande possiamo utilizzare l'output, diciamo, di questo modello per diverse applicazioni. Ah sì, le applicazioni poi le spiego un attimo meglio dopo. Poi in generale qua volevo mostrare come utilizzando ad esempio una stessa traiettoria da robot caldo a robot freddo, vediamo che effettivamente c'è una differenza di coppia abbastanza importante e che non potrebbe essere, diciamo, stimata adeguatamente senza tenere conto della temperatura. Quindi con questo modello completo, diciamo, riusciamo a verificare anche semplicemente la differenza tra robot caldo e robot freddo e a stimare adeguatamente la coppia erogata da ogni giunto. Ok, per concludere, come ho detto prima, abbiamo studiato la ripetibilità, abbiamo fatto la comparazione tra i parametri ottenuti e abbiamo verificato effettivamente la temperatura è molto importante, e le applicazioni per, diciamo, di questo modello possono essere svariate, strategie di controllo avanzate, realizzazione di sensori di forza virtuali, appunto per la rilevazione di impatti anche senza l'utilizzo di sensori veri e propri, interazione uomo-macchina e manutenzione predittiva. A proposito di manutenzione predittiva, solo una parentesi velocissima, abbiamo durante una delle prove effettuate, siamo accorti che un giorno uno dei giunti, in questo caso il giunto 1 del robot 1, a un certo punto ha subito un incremento della coppia d'attrito inaspettato, diciamo, e il giorno successivo, quindi il giorno 3, tutta la, diciamo, la coppia erogata per fare la stessa identica movimentazione era molto maggiore. La cosa era molto strana, quindi abbiamo semplicemente preso un manuale, effettuato la manutenzione del giunto e la coppia è tornata, diciamo, ai suoi standard. Quindi perché manutenzione predittiva? Perché facendo, diciamo, una procedura sperimentale di questo tipo, non stimare tutti i parametri, diciamo, a robot appena comprato, appena arrivato in azienda, rifacendo queste procedure, diciamo, a intervalli regolari, quando, diciamo, il robot non deve andare 24 ore su 24, ma c'è un momento di pausa, si può effettuare questa prova di circa di 2 ore, fare, diciamo, una comparazione tra lo stato iniziale del robot e quello, diciamo, appena che si è appena fatta la prova, per verificare che effettivamente magari c'è qualche aggiunto o qualcosa che sta facendo più fatica a muoversi, in modo da prevenire l'eventuale rottura. Grazie all'attenzione. Grazie, interessante, anche molto pratico, mi sembra molto direttamente utilizzabile come informazioni. Ci sono domande, curiosità da parte? Io una curiosità. Non ho capito bene, questi giunti di cosa sono fatti? Non è che sanno implicare la piega che sono accessibili a temperature? Sono essenzialmente dei motori sincroni. E a seconda del giunto, alcuni hanno delle trasmissioni, hanno qualcosa del più nel giunto 1, quello che era successo, cioè non sappiamo bene cosa fu successo, però a livello di manutenzione abbiamo aperto la copertura del robot, abbiamo pulito la trasmissione, lubrificata, non c'era niente di rotto, probabilmente si era incastrato magari dello sporco o qualcosa, nel richiudere, poi è potuto ripartire.
diciamo, è tornato al suo standard, diciamo, a livello di newton metri di coppia erogata dal motore, era tornato più o meno uguale prima, quindi sono dei sufficienti motori rotativi in varie tensioni. Grazie. Altre curiosità, domande? Anche in generale, visto che chiudiamo questa sessione del mattino, anche in generale tutte le presentazioni, penso che abbiamo dato una panoramica già molto estesa di quelle che sono le attività di ricerca. Oggi pomeriggio continueremo con ricerche anche credo molto interessanti svolte in diversi altri dottorati, quindi mi auguro che tutti possiate essere presenti. Ricominciamo alle 2, mi sembra di capire che comunque sia possibile anche a distanza il collegamento, quindi in ogni caso ci auguriamo che vogliate essere con noi anche oggi pomeriggio. Cominciamo alle 2, diciamo che oggi abbiamo avuto una defezione perché una studentessa non sta bene, per cui non ha potuto presentare, e quindi abbiamo una presentazione in meno. Diciamo, pomeriggio sarà molto intenso nelle presentazioni, ma mi auguro anche molto interessante a tutti. Mi auguro un buon appetito e ci ritorniamo qua alle 2. Grazie. Con una presentazione interessante, un po' fuori dal. Ho visto dalla vostra sezione di un progetto. Grazie, sicuramente questo regno. Ma quindi ragazzi, è una bella opportunità per fare film di certi modi. Finito tutto qua, quindi va bene. Sì, perché mancava uno. Va bene, pensare che vado lui, lo lascio tutto. Va bene. Grazie.